Allora, Lotti, per cortesia, venga qui. Ecco, lei mi dice quando è stanco, va bene? Lì c'è sempre l'acqua a sua disposizione. Prego, avvocato Curandai. Avvocato Curandai, parte civile, Laura Rottini. Signor Lotti, io cercherò di esprimermi con parole semplici e molto chiare e quindi spero che anche lei possa rispondere tranquillamente e serenamente in maniera chiara. Innanzitutto le vorrei chiedere cortesemente se lei ha mai conosciuto o ha sentito parlare di un certo Oliviero, signor Oliviero. Oliviero è il postino di San Casciano. Postino di San Casciano. Lei lo ha conosciuto? Se andava anche a mangiare insieme. Ecco. Senta, a proposito di questo signor Oliviero, che cosa le ha riferito il Vanni? Ma o che cosa sa a proposito del Vanni? Come a proposito del Vanni? Cioè, questo signor Oliviero ha fornito oppure no qualcosa al Vanni? Sì, quello si, come si chiama? Il vibratore. Vibratore. Gli ha consigliato lui? Sì. Le risulta che anche il signor Oliviero, oltre al Vanni, sia andato a Vicchio? No, questo è scusa. Lo esclude o non No, no, questo presente? Niente, no. Perché c'è un testimone il quale dice di aver visto anche Oliviero a Vicchio insieme al Vanni. Lui c'ha la macchina. Oliviero c'ha la macchina, ci aveva la macchina. E quindi può darsi che portasse anche il Vanni a Vicchio? Ma questo io non so niente di questo. Che l'abbia portato, per questo non so io. Io posso sapere tutte le cose che vanno là. Sì, sì, no, siccome ci sono no. dei testi che parlano di Vanni a Vicchio. Vabbè, l'avvocato non lo sa. E poi ovviamente di questo. Ma se gli è andato lui, io mi fa sapere se le cose. Benissimo, no. Non c'è problema. Senta, c'è da chiarire un particolare. Lei ha mai ricevuto del denaro da Vanni? No. Le faccio questa domanda perché la Teste Bartalesi invece dice che sistematicamente le avrebbe dato del denaro il Vanni. A me? Sì. No. Questo direi scusa. Io non le posso fare ovviamente una contestazione formale. No, io direi davanti a tutte le persone di qui a me non mi hanno dato niente nessuno. Comunque, io ho lavorato giorno per giorno e mi sono guadagnato dei soldi lavorando, sicché io non ho preso niente da nessuno. No, io non le posso contestare nulla, perché lei... No, questo signor Lotto, lei stia tranquillo. No, io sono tranquillo. Tutto qui, tutto io qui. Non ho avuto mai una soldi da nessuno. Tranquillo, tranquillo. No. Ha ricevuto, lo dica. Se non ha ricevuto, non lo no, dico. No, no, no. Basta. No, non ci sono problemi. Rispondo. No, no, no. Io le dico semplicemente che la Teste Bartalesi, con cui lei ha avuto un breve rapporto, ha parlato sistematicamente di questo. Va bene, ne prendiamo atto. Lei ricorda un litigio fra lei e il Vanni davanti al bar centrale a cui avrebbe assistito il signor Butini Fabrizio? Ma sarà stato forse semplice, non credo di altre cose. No, se lo ricorda, non ci sono mica problemi. No, no. Lo ricorda o non lo ricorda? Si ricorda di aver detto qualche frase precisa in quell'occasione al Vanni? Ma non mi ricordo il preciso. E perché il Butini su questo punto è stato molto preciso, No, non mi ricordo. Voglio dire, prima di rispondere, può benissimo anche attendere, riflettere, perché sono fatti lontani nel tempo, magari, quindi può prendere anche tempo prima di rispondere. Non è obbligato a rispondere subito, ha capito, signor Lotti? Stia tranquillo. Lo so. Non mi ricordo di questo fatto. Non se lo ricorda. Il Butini dice questo, che se mi metto a parlare tu stai più fermo, lei avrebbe detto al Vanni. Se io Lotti mi metto a parlare tu stai più fermo, te Vanni, davanti al bar centrale in San Casciano. Ma so, ho detto Nasio, non mi ricordo preciso. Il Butini su questo punto è stato preciso. Su questo fatto, non sono sicuro. Non è sicuro? No. Il Butini qui è stato molto sicuro. Lo so, è preciso. Butini, se non sono sicuro, perché... Va bene, va bene. Non c'è
nessuna polemica, non ci sono problemi. Lei risponde sì o no e si va avanti. Io ho detto no, è un millimetro preciso. Sì, no, non c'è niente. Non è cosa di comunque di c'è stato un litigio tra lei e il Vanni davanti a quel bar, ora non si ricorda in che termine, ma c'è stato un litigio o no? Ma su questo fatto non lo so, qualche parola, ma io non mi ricordo. No, c'è stato un litigio indipendentemente dal contenuto, c'è stato un litigio. Io non mi ricordo preciso su questo fatto, non posso dire sì o no. Vabbè. Vabbè, signor Lotti, ieri lei ha parlato di un medico che in cambio di denaro avrebbe ricevuto, come lei ha detto, la carne, cioè questo. Scusi, avvocato, lui ha parlato di un dottore. Di un dottore. Semmai chiediamo, ma dottore, è un medico? Perché poi l'avvocato, come si chiama, Colau, ha fatto la domanda e poi non l'ha commentato. Ma lui dice di un medico veterinario. Quello dottore, era un medico o un dottore, un titolo, un laureato? Ma lei a quale dottore si riferisce? Scusi, no. Se mi consente, Presidente, di fare la domanda. Va bene. Allora, lei ieri ha parlato di un dottore che andava dal signore di Mercatale d'Alpacciani a prendere i feticci in cambio di denaro. Va bene? Ci siamo. Questo l'ho detto, sì. Era un medico o un dottore, non so, un commercialista? Mario mi ha detto di essere un medico, io posso approfondire la cosa. Lui mi ha detto sì, poi se non era un... Senti, e questo scambio denaro feticci riguarda tutti i delitti oggetto di questo processo, cioè da 81, 82, 83, 84, 85? Questo non so di certo, questo come fa a sapere preciso di... So. Ma signor Lotti, io credo che lei sappia molte cose e mi sembra che possa fare uno sforzettino in più per dire la verità. È il momento opportuno, è l'unico momento veramente opportuno di dire la verità. Io la prego di dire più cose su questo punto, perché qui si deve dire la verità, tranquillamente e sinceramente. Ma io ho visto quel giorno, poi non so, le altre cose. L'ha visto quel giorno? Quel giorno e basta. In piazza San Credito. Poi se è stato altre cose da loro, non lo so. Questo l'ho visto, posso... anche fisicamente questa persona? No, non ho vista io personalmente. L'ho vista in questa macchina. In questa macchina. Poi non ho vista per bene che la persona è lei. Quindi lei su questa persona non ci può dire nient'altro? Per esempio, ci può dire qual era lo scopo di questo scambio denaro feticci? Che scopo? Scusate, avvocato, scusi un attimo. Ricordo alle telecamere di non riprendere il Lotti, però vale anche l'avvertimento di ieri. Bene, possiamo continuare. Grazie. Ricorda lo scopo di questo scambio, cioè lei può dire qualcosa su questo punto? No, io non posso dire, perché a me di più di quello mi hanno detto. È un dottore, andava da Piareba. Ma come fa a sapere altre cose? Di che zona era? Era di Firenze? Di ma come fa a sapere? A me mi hanno detto che mi era di sediare di Firenze o di sediare di Prato o di Otto. Come fa a sapere queste nemmeno cose? Nemmeno che specializzazione avesse, medico generico, cosa? Io mi avevo detto un dottore, come fa a capirlo se c'è un dottore di medicina di oso? Non può dire nemmeno l'età, niente. L'età, come fa a sapere? Che vuoi domandargli l'età io? Se parlava dell'altro, come faceva a dirlo io? Signor Lotti, io ho l'impressione... Non si deve... Lotti, non si deve... No, io un marato. Sono domande legittime, scusi. Lo so, allora, ma... Se... voglio farò anch'io delle altre, perché lei deve dare delle spiegazioni, scusi. Pazienza. Non si possono... Lotti. Mette sul castello, Lotti, coraggio, via, poi coraggio, coraggio, bisogna tirarla fuori questa verità. Questo è il momento opportuno. Mi scusi, io insisto perché rappresento una delle. Ma devo sapere se sa qualcosa di questo dottore, di questo medico. Ma lui mi ha detto dottore, però altre cose non ne so io. Ma io ho l'impressione che le sappia le cose, invece. Le dica, è il momento opportuno. Ora, senza volermi inserire nelle domande, perché poi arriverà il mio turno, ma è possibile che una persona come il Vanni, come il Pacciani vengano a parlare di lei, di tante cose? E lei non neanche dà per curiosità, dice di non fare nessuna domanda, si limita così, perché lei è il confessore di tutti. La pazienza. Ma se me l'hanno detto di lei, più. Lei le cose le sa molto di più, caro quell'occhio. Se non la vuol dire è un altro discorso. E non gliele possiamo strappare con le mani, con le tenaglie. Però qualcosa in più dovrebbe dire, per il suo interesse e l'interesse di tutti, per la giustizia. Se sa qualcosa di più, ce lo dica. Serenamente. Bene.
Comunque, domanda, però, se non vuole rispondere, che si può fare? No, ma sta riflettendo, forse. No, non sto riflettendo. Se dire una cosa e uso altro, che devo dire cose che non so? No, quello no. Allora. Io le chiedo di dire quello che lei sa. Io credo che lei sappia molte cose di più. Va bene, passiamo ad altre domande. Passiamo appunto al duplice omicidio di Vicchio. Quando lei parlò a Vanni della famosa piazzola di Vicchio, e su questo punto c'è anche l'ammissione di Vanni, Vanni ha detto che lei gli parlò di questa piazzola, e il Vanni in quel momento che cosa le chiese di preciso, se lo ricorda, siccome lei è stato interrogato su questo punto, quindi io credo che possa ricordare quello che lei ha già dichiarato un anno fa. Sì, quando siamo andati là? Sì, quando lei andò col Pucci e vide questa piazzola, la panda celeste, eccetera, sì. Poi lei ne parlò col Vanni, va bene? Sì. E il Vanni in quel momento cosa le disse? Quando lei ne parlò col Vanni? Quando ha trovato il Vanni? Sì. Quando lei gli disse, tu hai trovato questa piazzola, questa panda celeste, no. Cosa disse? C'era questa piazzola, c'era questa macchina celeste, ferma. Sì, e cosa disse in quel momento il Vanni, se lo ricorda? Se no glielo ricordo io. No, lo disse di fare un sopralluogo là, in questa piazzola. Le disse, scusi? Di fare un sopralluogo là, su questa, sì, piazzola. Egli mi chiese il percorso che avevo fatto per andare a Vicchio, è vero questo? Sì. Poi nei successivi colloqui, il Vanni le dette oppure no conferma di aver fatto un sopralluogo a Vicchio insieme al Pacciani, sì o no? E questo non lo so. Se siamo andati da soli, questo non lo so. Quel giorno siamo andati insieme, questo lo dico. Sì, però lei deve essere un po' più preciso su questo punto, perché lo è già stato preciso, cioè il Vanni e il Pacciani le dissero che prima del duplice omicidio erano già andati là a Vicchio, glielo dissero? Ma prima dell'omicidio? Glielo dissero che erano già andati anche loro là, andarono prima dell'omicidio? Sì, ci andarono. Ci andarono, ecco. Questo l'aveva già detto. Beh. Però il giorno. Senta, no, io aspetta, però no, faccio completare. Dica. Il giorno innanzi mi chiesero di andare, insomma, con loro. Di andare insieme. No, per precisare l'avvocato, insomma, per... Il giorno, sì, prima dell'omicidio gli disse domani si va. È così? Sì, quello me l'ha detto Nazzi il giorno prima. Il giorno prima. Per andare su questo luogo. Che loro erano stati anche a Vicchio per conto loro quando gli erano detto? Se lo disse i giorni Nazzi, c'erano stati a guardare questa persona. Sì, sì, ma questo lo ha già dichiarato. Allora, noi non sappiamo cosa ha dichiarato. Certo, sappiamo, certo, ma io faccio le domande proprio per informare la Corte. Io le so, le conosco le risposte. Non conosco solo le mie domande. Dunque. Ma quando le dice loro, scusa, quando dice loro, loro chi? Mario e Pietro. Mario e Pietro Pacciano. Bene, passiamo a un'altra domanda. Lei ricorda a che ora arrivaste a Vicchio la sera del delitto? È sempre stato dopo cena. Sì, ma ricorda. È preciso come fuori la dame da tanto tempo. Cerchi di fare uno sforzettino su questo punto, perché lei ha dichiarato qualcosa di preciso già davanti a tre procuratori della Repubblica, non davanti a un vice brigadiere di periferia, ma davanti a tre procuratori della Repubblica, tutte e tre riuniti per lei. Siamo partiti verso 9:30, 10. Dunque, lei ha dichiarato che arrivaste alle 23, verso le 23. Può darsi. Ma è preciso, non mi ha guardato l'orologio se era più tardi o no. Può confermare? Sarà stato più tardi delle 22, no? Certamente, lei ha già dichiarato verso le 23, conferma questa. Benissimo. Senta un'altra cosa. Lei ha più volte descritto il coltello
usato da Vanni per gli omicidi. Lo ha descritto nell'interrogatorio dell'11 marzo del 96 e in sede di incidente probatorio. Poi lo ha descritto anche in aula ieri. Lei, scusi, mi sembra che lei fosse presente quando questo pugnale, quando questo coltello da cucina fu mostrato al dottor Mauri. Lei era presente in aula. Quel coltello sequestrato a Vanni può essere identificato con quello che lei ha visto in mano a Vanni quando egli procedeva a questi assassini, a questi omicidi? Io ho visto quella lunghezza che ho fatto ieri. Ecco, quel coltello sequestrato a Vanni, visto qui in aula, è quello? Può essere quello? Ma sì, sia quello. No, sono sicuro sia quello lì. Poi, va bene. Senta, lei ha parlato poi di uno spolverino. Lei... Spolverino che aveva... Sì, ha parlato di uno spolverino nel su una senso... volta sola non aveva. No, adesso passiamo un attimo. Sì. Mi scusi, signor Conte. No. No, stia tranquillo. No, io sono tranquillo. Non ci sono problemi. No. Non ci sono problemi. Allora, lei ieri ha parlato di uno spolverino. Sì. Noi sappiamo tutti che cosa è successo ieri. Ieri lei ha detto che per quanto riguarda l'omicidio di Vicchio escludeva che quello spolverino... No, e di Moseotte, mi riesce a esprimere... Sì, sì, fosse stato prelevato dal Vanni e ha spostato questa scena, questo prelevamento, questo indossamento dello spolverino, l'ha spostato all'85. Domanda qual è, avvocato? Questa è la premessa della domanda. Come fa lei, Filastoro? Anche lei fa le premesse quando fa le domande. Le la faccia fare anche a me, per cortesia. Va bene, niente polemica, per cortesia. No, nessuna polemica. Allora, dico, se io le mostrassi le fotografie di alcuni spolverini, lei sarebbe in grado di riconoscere più o meno quello indossato da Vanni? Su celeste. Le faccio vedere, così. Era un spolverino celeste, dice lui. Sui colori celeste. No, due da... Era un spolverino celeste? Di quelli che si portano fino a qui, sì, a fino metà, a mezza gamba. Quelli normali, sì. Delle tasche qui davanti. Però su un coso solo non gliel'ho visto. Su? Su lì all'85 non ho visto. Su, faccia parlare. Prenda pure in mano. Su uno non gliel'ho visto. Su quale non l'ha visto? Su uno dell'85. Quello sono sicurissimo, non l'aveva. Non l'aveva? No. A me mi sembra che ieri sera ha detto proprio il contrario. No, mi sono espresso male io. Ieri sera ha detto che a Vicchio non lo escludeva. No, mi sono... Mentre l'aveva scudeva. No, mi sono un po' sbagliato io, perché ho parlato e allora mi sono... Allora, sì, chiarisca sì. Un po'. Allora, lo spolverino quando è che non l'aveva? Nell'85. Gli altri cose ce l'aveva? Ce l'aveva a Vicchio, a Copavicchio, a Baccaiano, a Giocoli. Sì. Sempre lo stesso spolverino celeste. Io ho visto sempre quello. Ah. E quindi è un colore un po' diverso, come fai? No, ma il tipo è quello, non mi interessa il colore. E le mani ce l'ha di certo, aveva di certo. E il tipo? Il tipo celeste. Soltanto che era celeste. Presidente, vogliamo dare atto che il Locchi ha indicato i due spolverini sequestrati al bar. Ma veramente lui non è che ha detto così, lui ha detto lui il spolverino è un altro. Cosa si sta inventando lei, avvocato? Come l'altro? Sì, si lo sta inventando. Avvocato, scusi. Perché ha detto celeste, ma non ha indicato proprio nulla, per ora almeno. Se ora glielo fa rivedere e probabilmente ora lo indica. Avvocato, sappiamo cos'è lo spolverino, via, non occorre niente. Non è quello lì lo spolverino che aveva al Vanni. Ha detto celeste e ha detto il colore non lo può vedere, non ha indicato proprio nulla. No, ma lì non si vede. Allora, lì non si vede. Lì è scuro. Lo so, io ho visto Presidente, riformulo la domanda. A me non interessa il colore dello spolverino, interessa il tipo. Siccome io ho in mano quattro fotografie di spolverini, fra cui quello sequestrato al Vanni, ci vuole indicare a quale di questi tipi corrisponde lo spolverino visto a Vanni la sera dei lì? Il modello è qua. Lui ci deve indicare il modello. Basta. E come può giudicare questi modelli? Il modello no, non riconosce il modello. Lo guardi, via, lo guardi la foresta. Riconosci così o no?
E di quello va, è diverso da questo. Lo dica, se è diverso lo dice, se non è diverso non lo dica. Scusa. Sì, come su questo qui, è un po' più va giù. Questo viene proprio più corto. Quello va giù a mezza gamba qui. A mezza gamba. E saranno questi due qui. Per me. Perché uno con spolverino va allora, per qui. Si l'atto che venga mostrata al test. Questi due no. Questi due non c'hanno. Questi di quattro due. Spolverini. Sono quei due davanti. E lui indica i due, e due dalla parte sinistra. E diamo atto che sono le spolverini sequestrate a parte. E vabbè. Ci siamo arrivati, pian pianino, vedi? Si arriva a tutti. Lui non ha detto che sono quelle lo spolverino, ma non l'ho chiesto, io ho chiesto il modello, non ho chiesto il colore. Presidente, posso dare atto anche del fatto che indicava a lunghezza lo spolverino, il Lotti indicava con la mano a mezza gamba, a mezza gamba, lo spolverino che ha visto la cosa arrivava a mezza gamba. E dire giù per qui, non è che c'è anche dei un po' più lunghi, secondo me. Va bene, va bene. Allora, altra domandina. Ecco. Dopo il delitto, adesso ritorniamo un attimino al delitto di Vicchio. Sì. Lei in sede di incidente probatorio ha parlato di un coltello, cioè che la ragazza, la povera Pia Rontini, fu colpita, fu uccisa con un coltello. Io le voglio fare questa domanda. Per quanto lei ha sentito degli spari? Sì, sì. Quando c'era la macchina di fronte a quell'altra macchina. Ecco, alla macchina celeste. Va bene, lei ha visto la direzione degli spari? Ha visto contro chi erano diretti o ha solo sentito gli spari? Risponda. Io ho sentito gli spari. Non ha visto la direzione degli spari? La direzione, se li hanno presi nella macchina, qualche nulla ha colpito di certo. Va bene, quindi lei ha solo sentito gli spari, non ha visto il bersaglio, non ha visto la direzione, cioè il bersaglio. Perché c'è la macchina davanti, quello davanti a sparare. Va bene. Ecco, dopo il delitto di Vicchio, la macchina di Pacciani era davanti a lei o dietro? No, davanti, davanti loro. Bene, come procedeva? Ma loro procedeva. Sì, non c'è problema. Aspetti un secondo. Sì. Perché la macchina era dentro la persona. Sì. La sua, la mia no? Certo. La mia era la parte della strada. Bene, da una parte più su della piazzola. Dica pure tutto quello, se benissimo. Sì, questo è quello che ho visto io lì. Io volevo sapere però una cosa precisa, perché lei ha già fatto molte dichiarazioni su questo. Allora, facciamo precisare, questa è una cosa che non ha mai detto prima. Certo, non ha detto mai prima. Certo. Allora, lei la macchina dove la lasciò? Io la macchina l'ho lasciata prima della piazzola. Andando giù. La stradina che porta alla piazzola o no? No, io nella piazzola non ci sono entrato perché c'è entrato. Sulla strada, io sono rimasto sulla strada, la macchina guardando. Sulla strada asfaltata, intendiamoci, su quella lì? No, non su, perché lì non c'è strada asfaltata, c'è un pezzo l'esterata. Sì, quella perché va alla piazzola. Però dice l'ha lasciata sulla poi strada. Poi più avanti mi ricordo se l'hai asfaltata o no. Qua, quando lei dice l'ha lasciata sulla strada, è la strada asfaltata o una diversa no, strada? No, lì quel pezzetto è la sterata. Quel pezzettino che dell'asfalto va. Io l'ho lasciata un po' più sopra della piazzola, guardando che si guarda il fiume o si guarda le case di fronte della parte di là. Sì. E loro l'avevano messa dentro nella piazzola, proprio a costo, non proprio vicino, ma insomma, che potessero andare via loro di dentro la piazzola. Ah, ho messo proprio vicino alla panda loro? Non proprio a costo. Sì, vabbè, ma insomma. Insomma, dice, un po' in distante poi io, non è che si lei ha detto così non potessero sortire, così vuol dire questo, sì, no? Sì, quello lì sì. Perché la macchina l'aveva fatta per così. È messa vicino, non è proprio un bosco, insomma, è un boschetto così normale, vedendolo. Poi c'è le macchie attorno lì, dove c'è l'aiola. Sì, esatto. C'è questa l'aiola, ho detto questa piazzolina. Però a quell'epoca non so se era più corta la piazzola o più grande, come piazzola dicevo più corta, sì, di c'erano degli arbusti tondo tondo, sì. Sì, poi la macchina non ha messa proprio precisa, perché se doveva sparare a quei due era stessa un po' più distante la macchina, non è precisa proprio lì. Lei dove si collocò? Ma io ero quasi vicino alla strada, perché la piazzetta lì a 4-5 metri meno, un metro più o meno, non è che si stava di molto distante. Io.
c'è la macchina del Celestino, la Panda Celeste, poi c'è la macchina del Vanne Pacciano, e lei dov'era? Ma io ero proprio verso la strada, però non proprio vicino alla strada, un po' in... non proprio vedeva vicino a loro, comunque, vedeva bene. No, io stavo un po' distante perché, sai, la paura avevo addosso, non è da starci vicino. E a che distanza era dalla macchina del Pacciano, quella della Celeste? Alla mia, e io? No, lei, non la sua macchina, alla macchina quella ferma. Quanto sarà? Sta pochissimo, un pezzetto così, un metro massimo. No, lei come persona, lei si ferma a un certo momento, perché lei cosa andò a fare? No, io mi fermo lì e lui andò a dentro e poi sono la macchina, poi io mi... Volevo sapere lei a che distanza osservava la scena, lei? Io ero un po' più distante, per non essere proprio lì che pigliassi in me. Appunto, volevo sapere, come l'ha detto, una distanza, l'ha detto da qui a fondo alla stanza, è così, no, meno, 10 metri, 5 metri, 2 metri, no, ma questo è il fatto della macchina degli scoperti, la distanza, questa è un'altra distanza, è diversa. Si avvicchia, appunto, sì, questo ho capito, ma siccome ieri lei, per dare l'idea della distanza, ha fatto riferimento all'ampiezza di quest'aula, bene? Allora, io lo ricordo a lei, siccome lei dice è distante, beh, vogliamo sapere in metri, in passi, quando era distante. Se stavo 4-5 metri, perché io questo non stavo... È una cosa che ha detto no, già... No, mesi si fa qua, fa 4-5 metri, sono poi, non è che... Dai, cavallo. Bene, allora, scusi... Dunque, dopo il delitto di Vicchio, siamo subito dopo il delitto, il Pacciani a che velocità procedeva? Piano, sostenuta la velocità, andava forte, pianino? Era una strada un po' sterata, però io la strada la conosceva solamente lui. Io... Sì, lui la conosceva bene la strada? Io sono andato dietro a lui, dietro al Pacciani. Ecco, ma veniva sollevata della polvere, molta polvere, ecco. La velocità com'era? Veloce o no? Ma lì uno guardava, perché sai... Come metti lì, Paolo Tomero non mi ha guardato se era veloce o 40 o 50. Comunque veniva sollevata molta polvere. Lei, e lui andava un po' più forte di me. Ecco, lui andava più forte di lei. Beh. E il Pacciani le dette l'impressione, oppure no, che conoscesse quella zona? Andò davanti per questo, forse? Per me sì, perché io non la conoscevo di certo. Io non la conoscevo di sicuro. Ecco. Poi sì. Lei... Se è passato, c'è una fonticina, sì. Una fonte, c'è un ponticino. Sì, siete passati. Poi si passa lì. E c'è una fonticina da parte destra andando in questa strada. Sì. E poi si può seguire. Poi si arrivò a questo punto dove c'è questo casolare, poi con la macchina proprio lì non ci siamo andati. C'è un tratto, salta un 50 metri. Non si poteva entrare perché c'era delle bue grosse e allora alla macchina non si poteva entrare. Una cosa sola, scusi avvocato, per puntualizzare. Prego, Presidente. Lei a questo casolare ci siete andati dopo essere passati dalla fonticina? Sì. O prima di passare alla fonticina? Ma la fonticina e poi questo casolare. O prima, sai, la strada una conoscevo. Capite, però, come lei ricorda la fonticina, ha detto le cose che si ricorda anche che portava più acqua, meno acqua, tutte queste cose qui, vuol dire che la conosceva bene questa fonticina. E ora dici che passa alla fonticina e poi parla del casolare, dove andavano a nascondere, non so che cosa. Ecco, volevo sapere io, al casolare ci siete passati prima di andare alla fonticina, passare davanti alla fonticina o dopo? Questo è... come fa a giudicarlo? Non no, che... lo sa lei, lo sa mica io, se lei dice c'è passato. L'ha già detto prima, Cioè? Ha già detto prima. Sì, questo lo so, ma io volevo richiamare, puntualizzare meglio. Poi la strada non so se si è ripresa così o se è ripresa in un altro modo, è un orizzonte su questo fatto vedere. Un'altra cosa, quando siete tornati via a San Casciano, siete passati per Dicomano? Lui la sapeva allora, può darsi sia stato Dicomano, non so sicuro se siamo passati là. Ma non c'era andata? Perché abbiamo preso un'altra strada giù. Ma lei conosceva quella ferrovia? Ci andò con la Nicoletti prima, poi ci è andato con uno fatto tutta con la strada. Fernando dopo. Ma quella strada su io non l'avevo mai fatta. Fatto. No, l'ho fatta quando c'era loro. No, e dopo questa la strada. Non sa chi sono i paesi qua dove sono, non siamo mica nel mondo della. Lo so, ma i paesi li conosco lì per bene, non è che. Vabbè. Vabbè. Avremo modo di chiarire dopo. Allora, un'altra domanda. Dunque, lei.
Il Pacciani le ha mai parlato di un certo Bini Roberto? Bini Roberto di Vicchio. Le ha accennato qualcosa? Bini Roberto. Ma io non saprei. Io... Cerchi di ricordare con calma, tanto. Ma io questo nome... non so, questo nome se me l'ha detto... Non so sicuro. Va bene. No, se mi ricordo per bene, sì, dico, sì, ma ora è... Se non se lo ricorda, pazienza, non ci sono problemi. Dunque, io vorrei sapere per quale motivo lei, una volta, cioè prima del duplice omicidio di Vicchio, fosse tornato a Vicchio da solo. Come mai andò da solo a Vicchio? Sono andato per vedere se si vedeva bene la piazzola, però di sopra non si vede la piazzola. Ah, dalla strada c'è la casa del contadino. Tu sei avvocato, cos'è sì. Questo? Dunque, questo, dunque lei una prima volta con chi andò a Vicchio, prima dell'omicidio, una prima volta? La prima volta la Filippa. Con la Filippa. La seconda... Una seconda volta? Con i Pucci. Ecco, attenzione, perché lei... Sì, lei c'è andata da solo. Lei c'è andata una volta da solo. Sì. Le risulta di aver dichiarato questo alla... Sì. C'è andata una volta da solo. Perché ci andò una volta da solo a Vicchio, prima dell'omicidio? Ci andai per vedere se vedevo la piazzola. Era un'iniziativa sua? No, questa era un'iniziativa mia, non c'era altro a me, ero da me solo. Per vedere la piazzola? Per vedere la parte di sopra, dall'alto dentro c'è la casa, però di sopra non si vede. Quindi per guardare? Sì, un mia si è andato giù laggiù, no? Ecco, ma ci può spiegare perché? Noi passa la linea nei subalcolle, da lì, sì, da lì voleva guardare. Ma di lassù non si vede. Non si vedeva la piazza. No, è perché era distante, c'è appena un po' in un bosco. E da lassù dal contadino però non si vede proprio la cosa. Sì, sì, ho capito, sì. Sì. Per vedere se era coperto, se si vedeva meglio? No, invece di lassù non si vedeva bene. Di lassù non si vedeva meglio, ecco. Perché... il bosco c'è un po' di cose lontano, sicché non è che lei passò attraverso, si dice, una specie di tratturo, cioè terreno incolto. Come sai? Non la pesco. Voglio dire, per arrivare a sopra la piazzola, lei la macchia dove la lasciò? No, io passavo lì e girai, guardavo un momento. Girò di su, no? No, ma lì non c'è un viotto, c'è una strada, c'è il contadino che si sale. Appunto, lei la macchia lasciò sulla strada e poi a piedi arrivò di sopra. Però non ci stetti tanto, ci stetti un po' io. Ho capito, però ci andò a piedi. Sì, percorso e l'ha lasciata da una parte lì, perché lì c'è il contadino, non c'è posto dove arrivare proprio ai bosco lì. E basta. Poi laggiù non ci sono andata. Lì. Vado dall'alto. Dall'altro lassù, un po' attento, però non si vede la piazzola. Va bene. Questo non glielo chiede nessuno, glielo chiedo io, scusi Presidente, ma perché voleva vedere questa piazzola lei? Allora, questo diremo noi dopo. No, è già che ci siamo, no? Sì. Mi parrebbe ovvio. Sì, vabbè, allora un po' si deve capire, un po', perché sai, ci sono interessi. Certo. Perché, vabbè, la domanda gliela faccio io così poco. Perché voleva andare lì? Perché andava lì? No, sono andato così stavo per curiosità, così. Questa non è stando esatto. No, curiosità, per vedere se c'era la piazzola e basta. Lotti, parliamoci chiaro. Allora, lei è andato con la Filippa, ha visto la piazzola è una piazzola frequentata, è ritornato col Pucci, ha visto la coppiettina, ne ha parlato col Vanni e col Vanni. Vanni, che lei dice, non lo so, lei dice che era implicato in altri episodi di omicidio. Vanni vuol fare il sopralluogo e lei dice che è andato per conto suo a fare il sopralluogo, ma anche lei va a fare il sopralluogo. Vedi quante cose. Lei ci va, perché ci va? Perché interessa anche lei andare. E dica la verità a questo punto, su. Sì.
Non è che l'hanno trascinato per le corde, l'hanno ricattato come dice lei. Questo non sta né in piedi né in terra. Lei ci è andata perché ci voleva andare, se l'ha stato convinto, non so, per delle ragioni sue. Però lei è andata, lei sa dire dalla fontanina, mi sa dire che quella fontanina portava più acqua, meno acqua. No, io ho detto c'era una fontanina, non ho detto che portava acqua, no. Ripeto, io seguo le sue dichiarazioni, sì. Lo so, voglio sapere da lei. Presidente, non era il fiume portava più acqua, eh? Ah, vabbè, insomma. Perché era estate. Va bene, Presidente, non mettiamo troppa carne al fuoco. Bene, ok, andiamo, può continuare. Guarda, io vorrei concludere il mio contraesame, cortesemente. Lei ha parlato di una certa Manuela a cui avrebbe spedito insieme al Vanni una lettera dopo l'omicidio di Vicchio, vero? Per me l'ha diretta a lei, poi sì. Questo io non ho visto nemmeno questa lettera. Manuela dove lavorava? In un bar, lì vicino a Vicchio. Ci potrebbe specificare in quale bar? Come fa a dirlo? C'è me il bar, come fa? Io le ho chiesto se è possibile, se non è possibile mi dice. Appena si viene via c'è questo bar all'angolo lì. All'angolo dove? No, perché io non. Lì appena si risolte di laggiù dal ponticino della bottega. Sì. Si fa un po', non so qualche chilometro, poi pesci davanti. E c'è questo bar. Ma a centro di abitato di Vicchio o una frazioncina, un casolare così? No, no, è una frazioncina così lì. Non è proprio. Proprio cosa? Non è vicino alla. C'è un bar, però non è proprio il paesino. Io ho visto questo bar, paesino, non ho visto proprio. Ma sì, vicino. Un gruppo di case, era un bar. Sì, c'è delle case vicino, c'erano, ai bar lì. Ai bar lì. Bar si mette via una casa. Bar vicino, c'è una stazione vicino, c'è una stazione vicino. Più là, sì. Va bene, è quello. No, sì, sì, bene, allora, ora le faccio. Ecco, su questa, per quanto riguarda questa domanda, lei può benissimo attendere un attimo perché probabilmente. Subito non ricorderà, è una domanda un po' particolare. All'epoca dei fatti, il Pacciani, se lei ricorda, cerchi magari, attenda prima di rispondere, ha mai indossato una camicia scozzese celestina? Cerchi di ricordare. Ma questo. Se ricorda. Sa cosa è la camicia scozzese? Ma sì, non mi ricordo, della verità non mi ricordo come te la vestito. È una camicia a fondo rosa, l'ha mai indossata in quel periodo, il Pacciani? Beh, io non saprei, non lo potrei dirlo per preciso. Non può perché dirlo con certezza. Sarebbe strano se lo ricordasse, bisogna dare atto. Lo so. Questo, ecco. Però è un meriotto preciso. Senta, se aveva questi due amici o no. Senta una cosa ancora. Il Pacciani negli anni 79-80, quindi siamo fine anni 70, 79-80, prima di questi fatti, le avevano mai proposto di andare a fare una gita a Vicchio? No, non saprei. No, allora l'avevo conosciuto da poco, sicché non era. Allora, non è che. Lei, davanti al procuratore della Repubblica, ha dichiarato. Ricordo che siamo negli anni 79-80, il Pacciani mi disse se qualche volta avessi avuto piacere ad andare con lui a Vicchio a fare una girata, dove lui aveva abitato prima di essere venuto ad abitare a Sant'Anna. Conferma questo? Che aveva già dichiarato un anno fa durante l'interrogatorio del. Ma può darsi me l'abbia parlato, però preciso non mi ricordo se qualcosa mi aveva detto. Va bene. Però è preciso, no, credo non ci sia andato. Ah, poi lei non ci è andato? No. L'aveva invitato? Questo discorso mi è venuto in mente, sì, questo me l'ha detto, però io ci sono mandato. In quell'epoca un altro discorso. L'invito ci fu. Invito sì, mi ricordo, sì. Invito sì. Beh, però io scuso, non sono andato a quella volta. Ora passiamo a un altro scenario, un altro delitto. Senta, mi vuole descrivere un po' più precisamente, un po' più dettagliatamente i movimenti che fece il Pacciani
quella sera del delitto dei due ragazzi tedeschi. Cioè, lei ha detto, iniziò a sparare dalla parte destra della macchina. Poi cosa fece? Sì, aspetta un momento. Sì. Perché io... Si parli pure con calma, non c'è problema. Scusi, signor Presidente. Bene, io mi ero espresso un po' diverso da quello che avevo detto anche sull'ora. Che avevo detto... che non era davanti allo di sportare avanti, sui di dietro. Come lo spolverino, vero? Totti. Come lo spolverino? No, ci ha ripensato stanotte. Facciamolo parlare, io non so ancora cosa dobbiamo fare. No, se devo parlare parlo, se no sto zitto. Lei deve parlare. Per cortesia, avvocato, vuole andare, per cortesia. No, tranquillamente, non si lasci intimidire da Lotti. Già, Lotti. Lei voleva precisare una cosa che ha detto ieri. No, ieri non mi sono precisato per bene. Riguardo al diritto di giovani? Sì. Cosa voleva dire? Io avevo detto diversa quello, invece... Non so cosa, dica cosa è, cosa vuol dire ora? Ho visto dalla parte, non lo sportelli davanti, quando c'è la guida, dalla parte di dietro. No, parla al microfono perché si sente. Ah, scusi, Dalla parte di... Io sono qui, no? Che c'è, qui c'è la guida? C'è la guida. Io avevo detto sì, invece ero un po' offuscato io di parlare, no? Invece dalla parte di dietro... Lei ha detto esattamente ieri, parola più parola meno, ha detto uno era sulla destra un po' rigidato così ha fatto il verso, l'altro era detto, sull'altra parte verso il volante davanti. Invece no, questo ha detto lei. No, me l'ho espresso male ieri io. Invece di andare dietro dallo sportello. Di dietro, dietro? Dietro, sì. Lei parla delle due persone morte? Sì. Ieri mi ha espresso sui davanti, invece no, io sono qui, dalla parte di dietro loro. Dietro la metà dello spazio. Lei quando dice io sono qui, sì. Lei quando rigira, perché lei gliel'ha detto, prima ha sparato dalla destra, poi ha dato la pistola a Pacciano, è andata alla sinistra e ha sparato. Poi lei è andata dal lato dove Pacciano ha aperto la porta? Però sono dalla parte sempre di metà del furgone, di dietro. Sì, ho capito. Lei è andata da quell'altra parte, la parte sinistra del furgone. No, dall'altra parte ci è andato il Pacciano. E lei da dove è entrato, dove ha visto lei? Quando gli hanno aperto lo sportello ho visto dalla parte di dietro, non davanti. Quale sportello aperto? Quello metà. Quella metà? Fiancata a destra o fiancata a sinistra? No, il fiancato dove c'è uno sportello. Non gli sportelli avanti, quelli sono esclusi. Sì, io mi sono speso male ieri. Sono di dietro. E lo sportello chi l'ha aperto? Facciamo. C'è uno sportello solo, Presidente, quello dietro. E facciamolo parlare, scusi, Io devo sapere anche se lui dice la verità, avvocato, non venga a dire. So anche io c'è uno sportello solo. Scusi. Quello grande allora, che si apre. Questo sportello chi l'ha aperto? Loro, dopo gli hanno sparato definitivamente tutto, e hanno aperto gli sportelli. Ah, sportelli. Quindi dal lato sinistro? Sì. E allora? Dalla parte di dietro, non era sulla guida loro, quei due. Esatto, era sulla parte del pianale di dietro. Di pianale dove dormiva lì. E uno era un po' più dietro? Uno era un po' più indietro qua. E uno un po' appoggiato. Ok. Verso la parte sinistra. Va bene. Presidente, perdoni. Su questo punto, posso esaminare la stazione di ieri, il Lotte disse anche che sparò dalla parte del vetro anteriore. Da parte della lato guida non vede nessuno davanti a sé, quindi è una conseguenza logica. Poi disse un'altra cosa, che vide le persone attraverso i vetri opachi. I vetri opachi si trovano dietro. Va bene. No, non davanti. Attenzione, facciamo precisare questo, non stiamo facendo discutere il processo, avvocato. No. Stiamo solamente capendo cosa voleva dire lui. È una cosa diversa. Io ho capito che ieri ha detto una cosa e oggi ha detto un'altra. Solamente questo ho capito io. C'è un vetro opaco. Un'altra cosa, Presidente. Allora, un altro discorso. Bene. Poi lo dirà, alla fine me lo dirà. Bene. Prego, allora. Con queste interruzioni, Presidente, non si sa dove si va a finire perché io ho diverse domande. Siamo qui per sapere la verità, indipendentemente dai tempi e i modi che si fa. Bene, certamente. No, ma io non ho nessun problema. Sì. Oh, dunque, adesso ho perso un attimo il filo, attenzione. Allora, ecco, per quanto riguarda adesso altri particolari, veniamo a parlare del delitto degli scopeti. Su questo punto
Lei ci potrebbe dire con più precisione i movimenti che ha fatto il Pacciani per rincorrere e, diciamo, catturare, diciamo così, questo ragazzo, fermare? Cioè, con quale braccio lo ha fermato? Lo ha fermato col braccio destro o col braccio sinistro? Io ho detto il braccio sinistro. Il braccio sinistro. Faccia, ma non doveva fargli delle domande su Giogoli? No, avvocato, ha detto che doveva fare delle domande sul delitto di Giogoli, presidente. Avvocato. E ora passa agli Scopeti. L'ha imboccato su Giogoli perché faceste questa ritrattazione. No, non gli ha fatto neanche la domanda su Giogoli, ha detto prima. Questa è la sua tattica, lei ha detto che doveva fare delle domande su Giogoli per sbagliargli la faccia. È la verità, caro mio, siamo qui per la verità. Non ho imboccato niente. Voi avete paura della verità. Non è sistema questa di condurre. No, lei ha paura della verità. E quando non si ha paura si sta calmo. Il compitino di scuola. Ha fatto qualche errore di ortografia, adesso arriva il professore con la penna rossa e con la penna blu. Lei si sta innervosendo troppo. Quando ci si avvicina alla verità ci si innervosisce. Mi indigno, non mi innervosisco, è diverso. Anch'io mi indigno. È diverso. Del resto, Spero che prima sia tornato più sereno. Una cosa voglio dire all'avvocato Mazzeo, mi chiama Mazzeo, si chiama lei? Sì, presidente. Sì, per dovere mio è questo. È quando c'è un controesame, non è che la parte non può più toccare gli argomenti che sono stati trattati precedentemente. Ogni parte può riesaminare tutto. Come farà? Come farete voi quando avrete a disposizione i lotti? Quindi, non mi credo che quel termine che lei ha usato, tignoso, non sta bene nelle aule giudiziarie, devo dire questo. Non credo che l'avvocato voglia fare nulla di particolare, sta facendo il suo dovere. Certo, ognuno di noi ha un metodo, però rispettiamo tutti, tutto qui. La serietà e la correttezza giova a tutti, compresi questi poveri imputati che sono tratti da noi. Tutto qui. Spero che l'incidente di questo genere, tutti avrete modo, sempre detto dall'inizio, tutti avrete modo di fare le vostre domande senza nessuna preclusione, perché noi vogliamo accertare la verità, perché questo processo è sofferenza per il giudice, ricordatelo. Voi fate il vostro dovere di difendere il vostro cliente, io soffro, io come gli altri, tutti i giorni. Ecco perché dico io, non bisogna essere estremamente formali, fiscalisti, perché questo non giova alla giustizia. Presidente, sono perfettamente d'accordo con lei, al di là delle intemperanze comunque, sotto il profilo del rispetto della lealtà dell'esame, perché lei dice la sofferenza dei giudici, ecco, la sofferenza dell'imputato caricato di certe accuse. Ognuno sa la propria condizione. Allora, se si introduce un argomento e si anticipa di dover fare delle domande su quell'argomento, ci si aspetta che poi vengano fatte, solo questo. L'ha bloccato subito, comunque lasciamo stare, chiuso l'incidente, andiamo avanti, dimenticato tutto. Prego, avvocato Curandai, faccia domande cortesemente, possibilmente semplici, perché lui possa capire, rendersi conto. Perché credo di essere stato semplice fino a questo. No, io non volevo mica dire che non è stato semplice, insomma, ricordarlo non vuol dire negare. Scorreva tutto serenamente. Va bene. Forse troppo serenamente. Allora, dunque... Ecco, per quanto riguarda la domanda iniziale, ecco, questa pausa è stata veramente propizia, perché lei, signor Lotti, non ha ancora risposto alla domanda sul delitto di Giogoli, vale a dire i movimenti esatti di Pacciani. Cioè, noi siamo rimasti a questo, il Pacciani ha cominciato a sparare sulla destra, furgone lato destro, poi cosa ha fatto dopo? Dove è andato dopo? Sì, sì. Il Pacciani parla al microfono, non si sente? Allora, al lato destro c'era lui, dice, sì. Dice Lotti. Bene. Dalla parte dove c'è il vetro che deve un po' metà e che non si vede bene. Bene. E il Pacciani poi le ha preso la pistola e dove è andato? Dalla parte? Dalla parte così di là. Sinistra? Dalla parte, sempre la parte della guida. Dalla parte sinistra allora, della guida, va bene. Capisco. Poi cosa ha fatto il Pacciani successivamente? Ha sparato dalla parte dove ha girato di là. Dalla parte sinistra. Poi cosa ha fatto dopo aver sparato? Dopo gli hanno sparato di tutto, gli hanno aperto lo sportello e erano dalla parte, come ho spiegato, anzi. Non proprio davanti, di dietro di furgone. Sì. Di dietro gli sportelli,
E se il genoio di davanti? Ecco. Se mi spiego bene, non so. Sì, sì, no, lei si è spiegato meglio davanti al procuratore quando ha detto, poi Pietro tornò, quindi andò dalla, dice, il Pietro si portò dalla parte sinistra del furgone, sentì altri colpi, sì. Poi Pietro tornò sulla parte destra del furgone, aprì lo sportello, guardò dentro. Aprì lo sportello e questi... Ecco, quindi sulla parte destra, la scena finale sulla parte destra del furgone. Sì. Sì, quando c'è l'apertura di furgone. Questo volevo sapere, grazie. Ecco, insomma, ora c'è lo sportello, lui aprì quello sportello, benissimo. E l'unico sportello c'è sulla fiancata. Insomma, la scena si diverso conclude, da quelle delle la gabine. Scena si conclude sulla parte destra. Se questi sportelli sappiano come siamo. Va sì, scusa. Allora, passiamo ora al delitto degli scopeti, perché per quel che secondo il mio programma, diciamo, secondo la mia opinione, sul delitto di gioco è già stato detto quanto potesse interessare a questa parte civile. Ma io credo di averlo spiegato bene. Bene, non so. bene, non ci sono problemi. Dunque, ecco, per quanto riguarda gli scopeti, io le faccio queste domande. E lei può anche, se vuole, alzarsi cortesemente e mimare i movimenti. Sarebbe forse meglio. Cioè, quando il Pacciani rincorre il ragazzo, come lo ferma? Col braccio sinistro o col braccio destro? Col braccio del sinistro. Lo ferma. Col braccio destro che cosa fa? Ma il braccio destro lo prende qui, poi io non vedo bene, sì. Perché c'è una persona avanti, una dietro, non vedo bene se lo pisce alla gola o davanti a me. Fu colpito al collo, lei ha detto ieri, poi dove fu colpito il ragazzo? Sarà colpito anche davanti a me. Davanti io vedo bene. Cosa intende il petto lei? Davanti, davanti c'è il petto, non credo ci sia altro. Ecco, facciamo un attimino un passo indietro per quanto riguarda questa scena. Quando il ragazzo uscì dalla tenda, va bene? Sì. Il Vanni dove si trovava esattamente in quel momento? Ma lì fuori non c'era, dentro la tenda. Che cosa stava facendo in quel momento? Ma poi innanzi ho sentito tagliare la tenda io. Si ricorda che cosa stesse facendo in quel momento? Tagliando la tenda? Io ho visto tagliare da una parte la tenda, come uno strappo così. Quindi il ragazzo quando uscì, in che momento uscì? Quando il Vanni stava tagliando la tenda? No, quella l'aveva bella tagliata. E quindi poi successivamente il ragazzo uscì dalla tenda. Però non so se c'era Ciniero o no, questo io non ho visto. Ho capito. Io non ero proprio lì di dire sta tranquillo, perché da lì non è che si è stato tranquillo. Sì, perché su questo punto... Lei è stato preciso, ha detto che il Vanni, quando nel momento in cui il Vanni tagliava la tenda, poi il ragazzo, successivamente poi il ragazzo è uscito dalla tenda, è scappato. Però vestito, io ho visto un attimo, non è che si stava, si aveva avuto qualche documento sotto. Sì, dica pure. Ecco, passiamo un attimo, tornando indietro, al pomeriggio della domenica. Siamo la domenica del fatto, cioè l'8 settembre dell'85. Prima di raggiungere Firenze, lei e Pucci, quel pomeriggio, vi siete fermati agli scopeti? Sì, siamo fermati. Ecco. Che ore erano più o meno? Come fuori o da me? Dopo mezzogiorno poteva essere stato le 3 o più tardi, questo non lo giuro. Senta, prima di quell'ora. Quanto tempo vi siete intrattenuti? Insomma, a parlare lì il tempo passava. Tu è preciso anche. Più o meno se lo ricorda. Ma un'ora o più, un'ora è che abbia guardato per bene l'orologio. Va bene. Ecco, senta. Per quanto riguarda sempre il delitto degli scopeti, lei ha assistito a tutta la scena, ovviamente. Il Pucci no? Il Pucci non ha assistito a tutta la scena. No, lui diceva più un paurito di me, gli ha detto... Un po' più giù, prima di andare alla macchina, indossata sulla strada, sulla piazzola. Sì. Insomma, c'è una piazzolina dove si mette da una parte, per non stare dentro sulla strada asfaltata. Senta, e fu lei poi a riferire al Pucci le cose che il Pucci non poté vedere? Le riferì lei, quello che lei aveva visto? Le aveva visto qualche cosa, però io avevo visto di più poi di lui. Poi ha riferito lei o no qualcosa? Sì. Sì. E lui gli era successo, gli sparava e tirava fuori, insomma gli andava fuori il coso.
Lui l'ha visto, sì, però sì, sì. L'ha visto un po' meno. Senta, di me. Io adesso passerei al delitto di Baccaiano. Avvocato, facciamo lo stacco tra la risposta e la domanda, perché delle volte si accavallano, come sì, è successo sì, ora. Sì, certo, certo. La cavalla, poi non so se la traduzione viene certo, o non certo. viene. È giusto. Piccolo stacco di millesimi secondi, però serve a definire, bene? Prego. Senta, per quanto riguarda il delitto di Baccaiano, lei ricorda dove il Pacciani sparò, in che punto della macchina? La prima volta andò su questa piazzettina, sì, sempre sulla bene. Strada, dalla parte dello sportello. Sì. Poi? Poi quando gli attraversano di là... io vedi che volevano sortire, però non ci hanno fatto sortire dal fossetto. Il fossetto era abbastanza profondo. Profondo, una cosa giusta, non è detto. Senta, io le ho chiesto, se lei ricorda, dove il Pacciani sparò, in, che in quale altro punto della macchina? Ma, della parte andante sì. dalla strada di qua? Sì. Sui davanti? Sui davanti. Sui davanti cosa intende, il vetro oppure no? Il vetro? Il parabrezza. Poi c'era di fare anche rotti su davanti. Sì. Senta, lei ebbe l'impressione che questi due ragazzi avessero riconosciuto i loro aggressori? Poi lì, non so. Sì o no? Può darsi di aver riconosciuto, come fa a dire? Sì, lei al dottor Canessa dichiarò, per me i due avevano riconosciuto le persone, cioè il Vanni e il Pacciano. Può darsi di aver riconosciuto, io non ero mica proprio lì vicino a loro, a due passi. Che? E mentre gli hanno detto dalla parte di là della strada, che era di risortire la macchina, invece non ce l'hanno fatta. Senta, signor Lotti, ancora qualche altra domandina, eh? Allora, lei col Vanni parlò di questi omicidi, ovviamente, dopo che furono commessi questi omicidi. Ecco, il Vanni che cosa le disse? Che stato d'animo esattamente manifestava? Ma stato... Cosa le disse a proposito di questi omicidi? E quando è il tempo? Dopo? Sì, quando voi parlavate di questi omicidi, qual era lo stato d'animo di Vanni? Che cosa le diceva il Vanni? Gli sembrava preoccupato, che cosa le ha detto? Le ha detto qualcosa di preciso il Vanni? Preoccupato per quell'altro, perché per Piero. Cosa le disse esattamente il Vanni? Le disse una cosa precisa, gliela ricordo e gliela contesto. Mario mi invitava a non parlare di queste cose in quei locali, cioè evidentemente... Ma in queste cose in un locale non credo di parlarne bene lì. La gente che ascolta lì, dentro il bar, non è che ci sia una persona o due. Certo. Senta, lei da quanto tempo conosceva il Vanni? Ivano l'ho conosciuto da parecchi anni. Da parecchi anni. Ecco, come persona le garbava Ivano? Lì per lì, poi quando uno comincia a bere comincia a essere un po' diverso la persona. Perché lei ha dichiarato delle cose precise su questo punto, eh? Veda un po' di ricordarle se può, eh? Veda un po' di ricordare un aspetto del Vanni che lei ha comunicato ai giudici, Cioè, lei disse al dottor Canessa che il Vanni non le garbava tanto perché era un tipo violento. Ma Piero è di tipo violento? Non mi garbava, dice, come persona il Vanni, era troppo violento. Ricorda di aver detto questo ai magistrati?
Sì, l'ho detto qualcosa, ora è preciso, non mi ricordo bene. Ecco, lei ieri ha parlato delle paure del Vanni, ma di che cosa esattamente, precisamente, aveva paura il Vanni? Ora sa... questi omicidi. Ma di prima? Sì. Del compenso della lettera? Dopo questi omicidi, di che cosa aveva paura il Vanni? Di che cosa esattamente aveva paura il Vanni? Ma è paura, non saprei, non so. Aveva, lei ha detto, glielo ricordo, il Vanni aveva una grande paura che succedesse qualcosa anche a lui e che Pacciani parlasse. Aveva paura di finire in carcere anche lui e per la verità lo avevo anch'io. Sì, appunto lì sì, ma questo fatto, che dire, prima o dopo? Va bene, quindi ovviamente questo dopo gli omicidi. Sì. Certo. No, io ho detto o prima o dopo. Sì, sì, dopo gli omicidi, io sì. Mi riferisco a dopo gli omicidi. Ecco, va bene. Senta, lei durante le indagini preliminari riconobbe in una foto un uomo con la barba come persona che lei aveva visto insieme a Vanni in San Casciano dopo il 1983. Io voglio sapere soltanto una cosa, se lei lo ricorda, che dopo che lei vide questa persona con la barba, identificata poi con Vinci Francesco, la vide insieme a Vanni, che cosa le disse Vanni a proposito di questa persona? Ma che conosceva questa persona, questo Francesco Vinci come si chiama? Le disse, se lo ricorda, aspetti prima, sì. Non tanto, no. Non c'è problema. Dico, le disse una cosa precisa a proposito di questo Vinci, la ricorda? Che doveva sortire dal calcio? Una persona, questa persona, sì, qui? Sì, cioè, le disse che quella era la persona che, doveva che uscire. Era uscita dal calcio. No, che doveva uscire. Che doveva uscire. Se no ci si apre. Dunque, attenzione. Ma, allora, aspetti. Scusi, perché chiariamo meglio questo episodio, eh? Allora, no, lo sto chiarendo. Però lei deve seguire un po' anche le risposte da lui. Presidente. Se era lì era uscito. Presidente. Presidente. Se no, si è andato a capo. Scusi, Presidente, io ho detto doveva uscire, non è che sei stato uscito. Aspetta. Presidente, io le contesto, se l'avvocato Filasco alla cortesia. Aspetta, facciamo parlare cosa voleva dire lui. Cosa voleva dire lei? Non era uscito in quel momento lì, doveva uscire, però non è uscito mia subito. Questa persona, questo Francesco Vinci. Quanto lui era in carcere, Vinci? Sì. E doveva uscire questo qui. Questo, allora. Però non è uscito subito, è uscito dopo un anno, detto preciso. Allora, per precisare meglio questa circostanza, io appunto le voglio ricordare che lei, davanti al procuratore della Repubblica, dichiarò questo. Il Vanni mi riferì che era colui, cioè la persona con la barba, eccetera, che lei ha riconosciuto, eccetera, era colui, no, io non avevo che aveva, sì, in fotografia, era colui che avevano fatto uscire dal carcere commettendo l'omicidio dell'83. Ma non era mai uscito? No, lui, l'avvocato, no, fa riferimento a quello che ha detto lei in un'altra occasione. Lei ha detto che una volta a San Casciano vide il Vanni con questo signore con la barba e aspetta, io gli ricordo questo ha detto lei. E poi lei seppe dal Vanni, dice questo è il signore che abbiamo fatto uscire dal carcere. Però è vero così o non è vero? A me non me l'ha presentato. Io l'ho visto. Capite che non gliel'ha presentato? Io sapevo però questa persona, io l'ho vista a San Casciano. Però non sapevo che gli era questo Francesco Vinci. Se me lo dica, come fa a sapere le persone? Sono cose che ha detto lei, non lo so. Sì, lei va bene, senti, ma va bene così. No, ma l'ha già dichiarato anche prima. Pazienza. No, ha già dichiarato anche prima. Ha dichiarato con precisione che il Vanni gli riferì che questa persona era colui che avevano fatto uscire dal carcere commettendo l'omicidio del 1980. Io glielo contesto perché queste sono parole che hanno.
No, lui ha continuato. Ma non fate spiegazioni, insomma, io non lo so, ragazzi, ma ci sono anche delle regole minime. Allora, se no ogni volta avrà il curandare, però. Ha confermato sostanzialmente quello che era già stato detto. Non ci sono problemi. No, dunque. Lei, signor Lotti, ha dichiarato più volte di aver avuto un rapporto con il signor Butini, Fabrizio. Una cosa semplice così, normale, non è che si trattava proprio a profondità. Che cosa significa semplice? No, senza arrivare al punto di fare come una donna. Non so se mi sono spiegato bene o no, non so. Si è spiegato bene. Senta, abbiamo capito. Passiamo ad un altro argomento. Senta, lei ha abitato anche a Ponte Rotto, vero mi sembra? Via Luciano 20. Sì. Ecco, il Vanni e il Pacciani venivano a trovarla o vennero in un'occasione a trovarla a Ponte Rotto? Una volta... Lei abitava a Ponte Rotto. Quella volta, poi c'è stato anche da sé... Ma quello è così per amici. Comunque loro vennero a trovarla a Ponte Rotto. Che giorno lì? Sì. Ecco, lei sa spiegare perché vennero a trovarla a Ponte Rotto il Vanni e il Pacciani? No, perché mi avevano visto questa persona in questa via, San Casciano, in via, come si chiama la via? Ecco, l'avevano vista con questa persona, chi è questa persona? Questo Butini. L'avevano vista col Butini. Però mi vedete fermi, non è che sia andato arrivare al punto di... Dove l'avevano visto? Dove avevano ero visto? Fermo la macchina, loro sono passati e ti hanno riconosciuto la macchina. Su questo punto poi lei ha già parlato. Allora adesso io le voglio fare alcune domande, poche, per quanto riguarda l'intercettazione telefonica del 24 marzo del 96. Lei a un certo momento ha detto, parlando con la Filippa, la Filippa dice gente, un certo ma questa via è quella deve essere trascritta ancora. È già stata trascritta, fa parte. No, la perizia si è fatta ieri. Sta una trascrizione fatta, ieri. Però la domanda gliela può fare l'avvocato, scusa, poi può tornare dopo. La trascrizione c'è. Dice la Filippa, ora il Pacciani, c'è stato lui che lui è fuori il Pacciani, dice la Filippa. E lei risponde, lui gli è furbo. Cosa intendeva dire lei? L'ho detto così, non è che non spiego bene che la parola. È furbo dentro. Vabbè, io credo che su questo punto ovviamente il tenore della telefonata sia molto più eloquente. Senta, a un certo momento lei, durante questa telefonata, parla con la Filippa e dice quando mi fermai lì c'era la tenda, vedi la tenda, c'erano due persone, quell'altro l'ha riconosciute subito quelle persone, quell'altro chi è? È Fernando, il Pucci. Vabbè, io per il momento per quanto riguarda le telefonate non avrei altre domande. Allora, adesso... Senta, come? Signor Pucci. Se è possibile, perché io ho un'ultima domanda. C'ho l'ultima domanda soltanto. No, vabbè. L'ultima che. Per riposare un momento, perché. Sì, vabbè, allora poi facciamo questo. Breve, domanda. No? Breve o lunga? Sì, l'ultima domanda. Bene, così chiudiamo l'avvocato con andare. Vabbè. Cioè, diciamo, avrei sinceramente due domande. Vabbè, la farà dopo, vai. Va bene, l'altra la facciamo dopo. Sì, se è breve, se no lasciamo stare perché. Senta. Lei quando dalla consulenza del professor Fornari che è stata acquisita in atti risulta che a un certo momento lei ha una sorella e una nipote, vero? Sì, è sì. Questo però... E lei ha dichiarato al consulente che queste due persone si rifiutano di vederla, è vero questo? No, rifiutano. Se una persona passa in una via, una sorella, e non mi parla, io che ho fatto? Io ho avuto il trasporto della mamma che è morta a Firenze,
Chi l'ha fatto? Il sottoscritto l'ha fatto? Sì. No, non so. Certo. Vabbè, sono cose di una cosa, queste cose non le posso andare avanti perché non c'è. Lei ci può dire, se ce lo può dire bene, se no non ci sono problemi, se ci sono dei motivi particolari per... Motivi particolari non c'hanno. Perché lei è una persona, si è sposata, ha avuto una figliola, e la figliola ha due figlioli, un maschio e una femmina. Mi può dire da quanto tempo lei non vede la sorella e la nipote? Per lei è come se è morto. Chiaro è tu. Okay. Io ti trovavo a San Casciano, io se non stavo a San Casciano stavo da questo paese giù. Scusi, avvocato, vuole sapere un po'. Basta, no, mi basta avere questo. Una domanda su Presidente, questo genere, basta in questo questa, processo. L'ultima domanda si può sospendere. Va bene. L'ultima domanda si può sospendere. Sì, non posso. L'ultima domanda. C'è un'ultima domanda. Allora, via, l'ultima domanda. Però... Senta, mi sembra di aver capito, forse mi posso anche sbagliare, che lei, a proposito di questo medico, di questo dottore, lei disse è il suo dottore. Il suo di chi? Di Pacciani? Il suo dottore, di quello che curava lui, che curava il Pacciani. Chi? Che curava Pacciani. Pacciani. Quindi questo medico è un medico di Pacciani allora? No, questo non lo so se è il solito dottore. Ah. Questo non so sicuro se è proprio quello lì che gli andava a prendere questa roba. È stato un medico di Pacciani. Basta questo. Grazie. Allora sospendiamo. Mezz'ora va bene, mezz'ora? Basta dopo, bene. Okay. Venga Lotti, venga, venga. Da meglio? Sì, insomma, vai. Questa... Piano, si piano, insomma, piano piano e si guarda che. Piano piano si va in fondo, eh? Chi è che è l'avvocato Pellegrini? Sì, bene? Signor. Avvocato Pellegrini, parte civile. Signor Lotti, io la tratterrò poco, lei è già stato sottoposto a un fuoco di fila di domande, altre ce ne saranno, io le faccio soltanto due o tre domande. Lei ha sentito usare da altri, in qualche occasione che ci dovrebbe rammentare lei, questa espressione scema imbecille ninfomane? Ma è una donna? Sì, riferita a una donna. Una frase del genere gliel'ha detta qualcuno tanti anni fa ormai, naturalmente, prima del delitto di Vicchio. Sì, questo cosa sì, l'ho sentito, sì. Se lo ricorda? Fatto. Sì. Si ricorda imbecille, che... come ho capito? Imbecille, scema, ninfomane. Sì. Sì, lei sa anche che cosa vuol dire ninfomane? Ha data una spiegazione giusta, Vorrebbe dire di molti uomini, non so come spiegarlo. Se gli piace troppo gli uomini, qualcosa come, del come mi hai detto, questa espressione da chi l'ha sentita dire? Ma chi l'ha usata? Una persona che in quel momento era molto arrabbiata. A un certo Vanni. Ma... ecco, da un certo Vanni. Ci vuoi rammentare l'occasione in cui venne fuori questo discorso? L'occasione. C'è stato un sopralluogo, no? Fra lei e Vanni sulla piazzola di Vicchio. Poi? Un giorno, poi un meteorite il pesce davanti. No, quando non importa, prima dell'omicidio. Sì, è successo questo così, come ho detto. No, ha detto che c'è stato lui e il Vanni, lui non ha mai detto questo. Come no? Ha detto lui e il no, Fernando. Ma questo si riferisce a una donna che è. No, è piano. I sopralluoghi sulla piazzola sono tre. E quindi ce n'è uno fra lei e Vanni che andate a fare un sopralluogo a Vicchio. Sì. Vero o non è vero? Sì. Prima dell'omicidio sto parlando, giusto? Ma questa mi ha detto che è una donna che l'ha detto così. No, aspetti. Lei è andato con Vanni a vedere questa piazzola, a vedere la macchina, a vedere questi ragazzi. E c'era la macchina lì. E c'era la pandina celeste, giusto? Sì. Quando i ragazzi con la loro macchina sono andati via, lei e Vanni cosa avete fatto? Che si è fatto? Sono andati via, siamo andati su anche noi. Ma vi siete andati dietro o siete andati per la vostra strada? No, la strada è quella per venire. Sì, ma li avete seguiti? Se loro sono avanti, che fai? Si va dietro noi. Bene. Della strada. Fino a dove l'avete seguito? Fino al bar. Fino al bar.
Cosa è successo lì? Il bale è sceso, è andato a bere il bale, questo bale qui. Chi è sceso? Mario. E chi era entrato prima del Vanni dentro a questo bar? Questa donna insieme a questo ragazzo. Sì. Poi Vanni è uscito, lei è rimasto in macchina. Sì. Vanni è uscito, giusto? È andato nel bar. Prima, sì, prima è andato nel bar, si è trattenuto qualche minuto, poi è uscito. Sì. Ecco, la frase che io le ho rammentato nasce in questo momento. Nella frase gli ha detto qualcosa la donna su questo, su questo che, discorso qui. Perché che cosa gli ha riferito? Ma io dentro nel bar non c'ero. No, cosa, cosa gli ha riferito? Me l'ha riferito questo, quello che ha detto Nazzi, imbecille, di forma, non lo so, preciso come mi ha detto. Insomma, questi discorsi qui sono. Perché lui che cosa aveva detto a questa ragazza, sempre secondo quello che ha raccontato lui? Ma se lei ne va non può mica fare delle scenate, no, proprio, non credo, non so io. E allora che cosa gli aveva fatto? Cosa, che discorsi gli aveva detto? Qualche discorso della donna che insomma c'era stata insieme, però io dentro non c'ero, come faceva a capirlo bene? Sempre per riferito. Sì, riferito sulla... E questa ragazza che cosa avrebbe risposto, sempre secondo quanto diceva Vanni? C'è stata o non c'è stata? A questi gli ha detto qualcosa, che lei la si è presa, gli ha detto questo imbecille, sì, che lui l'ha mandata al gas, so. Sì. Eh? E lei, lui gli ha fatto questo discorso qui. Bene. In forma, io non so, questo ha detto. Senta, lui mi ha riferito così, poi se è diverso, certo, quello dice lui. Non so. Lei sa quello che gli è stato detto. E durante il tragitto, quando lei l'ha riaccompagnato verso San Casciano, lui era sempre arrabbiato? No, o si era un po' tirato, un po' nervoso. Un po' nervoso, eh? Su questo discorso di questa donna. Per questo contrasto che contrasto c'era fra lei e lui. Tra lei e lui, d'accordo? Sì. Tanto che lei gli ha anche detto, se non ti calmi ti può scendere, eh? Se lei è nel bar, non so se lei ha servito, un po' mi ha messo. No, dico, tanto che lei Lotti, durante il tragitto, al Vanni, avrebbe detto o tu ti calmi o tu scendi. Sì, perché questo è un riferimento. Perché non riesco neanche a guidare, giusto? No, perché se uno dà tira di morto in macchina, se no piglio nervoso anche io, allora a quel punto se no può scendere e ci sei basta. Ecco, usava delle frasi minacciose il Vanni a proposito della donna? Della donna. Sì, gli aveva detto sì, una stronza, sì, questi discorsi mi va riferito. Stronza è un'offesa, non è una minaccia. Sì, lo so. Una minaccia è qualcosa di diverso. Si ricorda lei se usò anche espressioni di altro tipo, più forti, diciamo? Ma poi sai, è un... forse un ricordo, non sono precisa per bene. Non disse gliela farò pagare io. Ma, no, se solo ricorda, eh. Ma precisare per bene non posso precisare. No, non posso. Poi sai, quando uno viene in macchina, io lo faccio. O si sta zitto, se no non si continua bene il viaggio. Beh. Non è che io volevo sapere le parole precise, ma se c'era un atteggiamento minaccioso da parte, era talmente arrabbiato da dire qualcosa di troppo. Ma è che gli avevo detto un discorso così, poi, ora è preciso se mi ricordo bene, quasi era così. Qualcosa del genere. Va bene. Senta, invece parliamo adesso un attimo del dopo omicidio, qui siamo nei giorni precedenti, sempre parlando di Vicchio, io sto parlando soltanto di Vicchio. Dopo successo quel che è successo, lei ce l'ha già raccontato, siete andati via attraverso delle strade di campagna, giusto? Bene. Però io conoscevo la strada, oddio Nazzi, eh? Certo. Chi la conosceva? La conosceva Pietro? Pietro, cioè Pacciani? Sì. Bene. Tanto che lei era andato con la sua macchina... Ma nell'andare via chi era per primo? Chi guidava? Chi conduceva? Chi andava via? Era sempre avanti lui. Se la conosceva quella strada, il punto che sei, prima di venire via. Senta, a un certo punto avete incontrato, e se ne è già parlato, un
Ponticino, accanto c'è una fonte dove la gente va per se si passa lì, il ponticino bisogna ci sia per forza, sennò ti sono pazzi. Insomma. Perfetto, so anch'io. In questo punto del ponticino dove c'è la fonte, eccetera, si ricorda mica se avete notato una macchina che vi veniva incontro, che era ferma di gente a prendere l'acqua? Ma questo a dire verità proprio preciso non lo posso dire. Che non so sicuro di se ti è passata una macchina o no. Una macchina ferma magari? Ma prima di ponte? Non mi ricordo se c'era una macchina ferma o no. Non so. Ma dove si passa noi ho visto macchine, poi non so. No, il punto è soltanto quello dove si sarebbe incontrata un'altra macchina, Ma io per me non ho incontrato macchine. Quindi non c'ha in mente dei fari contro la vostra macchina, contro la sua macchina? No. Non c'ha niente. In quel momento lì no. In quel momento. Va bene. Senta, un'altra cosa e poi non le chiedo altro. A proposito di quella lettera, che qualche giorno dopo l'omicidio di Vicchio, lei andò a imbucare a Vicchio stesso? No, che l'abbiamo imbucata io, l'imbucò il mare. Benissimo, lei accompagnò con la macchina, visto che lei era l'unico a avere la macchina, Fanny non ce l'aveva. Bene, ma io voglio un attimo prima dell'imbucarla. Lei l'indirizzo completo non l'ha visto, questo lo sapeva. Io ho visto Firenze e Vicchio, basta. Dentro non è mai guardato, me l'ha fatta vedere, come fa. No, però lei mi pare che da qualche parte abbia detto che era riuscita a intravedere qualche parola che c'era sul testo di questa, prima che fosse chiusa naturalmente. Ma a dire la verità non ho visto bene che c'era. No. Lei aveva parlato di qualche parola che gli erano sembrate parole minacciose rivolte a una donna. Minacciose. L'aveva detto anche il discorso, però sulla lettera io non ho visto niente. L'aveva detto che cosa vuol dire? Ce lo spieghi meglio. L'aveva detto cosa? No, cosa... aveva detto mai una cosa minacciosa, però a me mi riusciva di dire qualcosa in più, sicché non potevo approfondire la cosa. Non so se ha capito. No, ora siamo passati al momento della... Imbustare la lettera. Dove è avvenuto questo fatto di imbustare la lettera? Imbustare vuol dire mettere il foglio dentro la busta. No, quando l'ho vista aveva lei pronta, sicché ho visto solamente un indirizzo, Vicchio e Firenze, basta. No, lei ha spiegato molto di più, ha detto qualcosa a proposito di Pacciani che va in garage, no? Sì, va in garage, c'è un barato. Ecco. Però non ho visto bene che c'era dentro, perché è un coso scuro. Ma qualche parola quindi della lettera che Pacciani aveva già scritto, aveva già preparato, lei non se lo ricorda? No, non l'ha... Io ho visto l'indirizzo e basta. L'indirizzo. Non ho visto altro, di vero. L'indirizzo però non si ricorda il nome del destinatario. Guardata per bene come fossi così preciso. Ho visto di lontano così da... Senta, i discorsi fatti da Vanni e da Pacciani, sempre in relazione a questo momento, a questa lettera, lei li ha sentiti? Gli è stato detto a chi sarebbe destinata la lettera, a chi doveva essere mandata, perché? Ma io mi ha detto un nome, un certo Manuele, poi non so sicuro se ti hai il nome detto o un altro. Una certa Manuela. Se ti è quello preciso non lo so. Senza aggiungere altro. E lei ha fatto un discorso a Vanni, perché Vanni voleva tagliare corto, ci ha detto mi deve portare a Vicchio, punto e basta. Lei gli ha detto, oh piano, la macchina è mia, se voglio non ti ci porto, giusto? Sì. Quindi dico, nell'occasione non gli ha chiesto anche qualche spiegazione in più di perché c'era da andare a Vicchio, a portare una lettera, a imbucarla proprio a Vicchio? Non è un po' strano che lei si fa tutti i chilometri da San Casciano a Vicchio senza una spiegazione di nulla? Una spiegazione di nulla, se uno non ti dice nulla come fa
a dire qualcosa. Se non me ne dice che cosa mai fa. Quindi lei ha preso per buono che bisognava andare a Vicchio e si è accontentato di quello, senza sapere che andava a fare. La lettera l'ho vista, anche se non ho visto che c'era scritto, ma l'ho vista, aveva mano, non è che. Lo scopo quindi era di mandare a una certa Manuela qualche cosa che. Da principio mi pareva di non andare, poi a quel punto lì che faceva? Bisogna andare per forza. Non potevo fare diversamente. E questa roba che Pacciani prese dal garage la mise un pezzettino di qualche cosa? No, io la lettera l'ho detto a Nanzi, lei era bella e pronta, non ho visto che l'aveva messo. Se aveva messo qualcosa delle donne o no. No, momento. Lei ha detto che ha visto Pacciani, se vuole glielo leggo, che ha rincartato qualche cosa levato da questa boccia di vetro, un foglio e poi un altro foglio. La bella incartata, quasi finita, sicché come fa a vedere se, che c'è dentro? No, no. C'era stato le ossa delle donne, io so, mi assicuro se c'era il lì o no. Volevo dire che lei ha visto la lettera prima che fosse chiusa, ecco, questo volevo dire. Sì, però la bella, non mi ha visto che c'è messo dentro. Ma non l'ha letta, non ha potuto leggere. Va bene, non ho nient'altro, grazie. Altre parti civili? Signor Lotti? Sì? Lei sa che ci sono dottori che curano cose diverse, chi cura il cuore, chi la testa, chi quello, chi quell'altro? Sì. Ci sono i dottori del... ecco, sa, logicamente. Ecco, lei per caso non sa se quel dottore a cui sarebbe stata consegnate quelle cose, come le dice lei, sì, fosse uno specialista in qualche cosa, in qualche ramo particolare. Ma a me non mi ha spiegato bene che dottore lei. Ecco, allora non gliel'hanno spiegato, non gli hanno fatto nessun accenno su questo. No. Quando lei ha detto che questo dottore era in rapporti col Pacciani, l'avrebbe curato. Io ho detto un dottore, non so chi ti è, ho detto un dottore. Ecco. Un dottore che curava questa persona, questo Piero Vanni. Parlava della storia di Francesco Vinci che doveva uscire dal carcere. Io vorrei capire questo. Lei ha detto doveva uscire, non era ancora uscito, giusto? Ma doveva uscire. Ecco, doveva uscire. Però non so se ti è uscito subito o più là, per qualche anno dopo, no? Faccio la domanda, e poi dopo rispondo con calma. Sì, vabbè. Gli è stato contestato stamattina che lei prima avrebbe detto una cosa diversa. Ora vogliamo sapere se c'è stato un equivoco, cioè abbiamo capito male noi, o ha capito male lei stamattina, si è ricordato male oggi. Non è possibile, siamo in contro interrogatorio, Presidente, sì, che Francesco Vinci, o chi gli ha parlato di Francesco Vinci, perché lei non lo conosceva giustamente, che questa persona che lei ha visto con la barba cerchi di sì, ricordare se forse quello che le dico io è più vero, cioè oggi si ricorda meglio delle altre cose che ha detto, se questa persona con la barba era venuta a chiedere, va bene? Sempre Francesco Vinci, perché questo è sicuro, lei l'ha riconosciuto per certo come Francesco Vinci, giusto? Ma io ho visto questa persona, non sapevo di era Francesco Vinci. Ma poi avrà visto la fotografia di Francesco Vinci, gliel'hanno fatta, l'ha riconosciuto. Sì. Quindi su questo non c'è problema. Però, però dal principio sapevo se era questa persona. È chiaro, non sapevi il nome, su questo non c'è problema. Ma nemmeno la persona dell'ho vista a San Casciao, credevo fosse lui. Come non credeva che fosse lui? Quello che ho visto la prima volta, sì, con la barba. Io non sapevo mica di questa persona. Questo è sicuro. Dopo però in fotografia l'ha riconosciuto, e su questo mi sembra anche questo pacifico, no? Ma io ho riconosciuto la figura con la barba, la certo, persona. Però non sapevo mica di era questo Francesco Vinci. Queste sono le certezze. Stamattina però dice doveva ancora uscire. Certamente se era lì non poteva essere in galera, su questo non c'è problema. Ma questo per far sapere qua il momento, il giorno e l'anno ante di era. Oh. Non potrebbe essere Lotti che quando chi gli era detto poi che quella persona doveva, il Pacciani ha parlato di Francesco Vanni, è stato, no, mi sembra che gli ha detto poi, tutte e due il Vanni e il Pacciani. Bene, era venuto per parlare con loro per far uscire qualcun altro, che il doveva uscire era riferito a una terza persona e non a quella persona che è venuta lì. Come è la persona venuta lì?
loro hanno detto: guarda che questa persona noi l'abbiamo fatta uscire, va bene? Sì, è sempre la persona stessa. Esattamente, quella persona lì. E così avevamo capito fino ad oggi. Stamattina lei ha raccontato spontaneamente una cosa diversa. Allora io le chiedo, in riferimento alla come cosa dire? Nuova che ha detto stamattina, non è possibile che come questa... Come una cosa diversa stamattina? Ha detto che doveva uscire, ma era lì. Facciamo, la posso fare io la domanda? Guarda. Allora gliela spiego, Presidente. La domanda è questa. Non è possibile che gli avessero detto, sempre se questa storia è vera logicamente, ma presupponendo che sia vera, Vanni e Pacciani gli abbiano detto che questa persona era venuta lì a parlare con loro per far uscire qualcun altro che era in carcere in quel momento legato alla storia del mostro? No, questa qualcun è la altro, no, della stessa persona, perché qualcun allora, altro? Allora la domanda la faccio io, scusi, forse ci arriviamo meglio. No, se no non ci capisco poco. Certo, Presidente. Allora, scusi, sì. Lei ha parlato di questo Francesco Vinci, sì, bene? Sì. Chi per primo gli ha parlato di questo Francesco Vinci quando era in carcere? Lui è dentro. Sì. Qualcuno a lei parla di questo Francesco Vinci. Chi gliene ha parlato a lei? Parlavo Mario e Pietro. Cosa gli hanno detto a lei? Che doveva sortire uno per fare un omicidio. Come mi ha spiegato così? Che bisogna fare un omicidio per far uscire lui dal carcere. Sì, però non so se ti è uscito subito o più là. Poi è stato fatto questo omicidio? Sì, quello di giovane. Quello di giovane, quel signore che poi lei dice di aver visto con la barba a San Casciano. Ma questo aspetta, l'anno aspetta, mi... Lei ha riferito qualcosa su questa persona? Chi era questa persona? Con la barba che lei dice ha riconosciuto per Vinci? No, quello mi avevano detto lui che era questa persona lì. Ma cazzo gli hanno detto loro? Che era questa persona doveva uscire. Doveva uscire? Se già uscito, già fuori ormai. Sì. Lasciamolo finire per favore. Allora, è quella persona? Questa è la persona stessa di Francesco Vinci. È la stessa persona quella che stava in carcere? Sì. E che voi avete fatto uscire con l'omicidio? È così? No, quello che avevano detto loro su questo qua. Quello che hanno detto? Lei non lo conosce, Francesco Vinci. In sostanza. L'ho visto in fotografia o ho visto il nome? In sostanza, lei ha detto. C'era Francesco Vinci in carcere, mi hanno parlato che bisogna far uscire questa persona con omicidio, avete fatto l'omicidio, poi il Vanni si è incontrato con una persona con la barba a San Casciano, sì. L'ha visto questo, no? La prima volta, la seconda andiamo insieme con quell'altro. E cosa gli ha detto poi il Vanni a lei? Il Vanni gli ha detto che gli era questa persona ed era uscito dal carcere, certo, quella era la persona che era uscita. Francesco Vinci. No, se no ci ha capito. Doveva uscire, uscito. Però sembra che siano due le cose, siano le cose, non si capisce nulla. Va bene, continua. No, se no ci ha capito. No, Presidente, benissimo. Quindi ora la domanda gliela posso fare più chiara? Sì. Quindi lei esclude, Lotti, che quella persona che le ha visto con la barba, di lui... Dalla seconda volta che mi hanno detto che era la persona stessa. Bene, esclude quindi che Pacciani e Vanni gli abbiano detto che lui fosse venuto lì per chiedere di far uscire qualcun altro dal carcere. Come qualcun altro? Lei esclude, non è vero che il Vanni e il Pacciani gli abbiano detto questo qui è venuto qui per far uscire qualcun altro, era lui la persona... Ma era la persona stessa, allora... Oh, va bene così. Non mi fa le domande più di Leone, allora ci si capisce. Cambiamo un altro argomento, Lotti. Lei dopo il delitto del 1985, quando furono uccisi i francesi, lei dopo il delitto ha parlato col Pacciani e col Vanni? Di andare lì? Non di andare lì, dopo il delitto, dopo il giorno dopo, lunedì, martedì, mercoledì, ha parlato col Vanni e col Pacciani, li avrà visti? Sì, li ho visti qualche volta. Avrà letto i giornali, visto la televisione in quel periodo? Sì. Ha saputo che arrivò a un magistrato dopo alcuni giorni una lettera con dentro un pezzo di pelle di una delle vittime, se lo ricorda? Il giorno dopo? No, dopo una settimana, l'avrà letto sui giornali, sentito la televisione, tutti ne parlavano. È stato mandato da un paese che si chiama San Piero una lettera con dentro della pelle che si poteva pensare appartenere a quei tempi a una delle vittime, in realtà era proprio di una delle vittime.
Avrà sentito, non si ricorda questa circostanza, che fu mandata questa lettera, ha suscitato tanto clamore, tutti ne hanno parlato. L'ho sentito, sì, come si chiama il posto? San Pierassieve. Ho sentito qualche discorso così, basta, un po' altro. Una cosa strana, no? Mandare per lettera un pezzo di pelle, io di seno, insomma è una cosa abbastanza singolare, vero Lotto? Ecco, lei non ha mai chiesto a Vanni e Pacciani perché l'avete fatto? Che cosa si tratta questa lettera? Come mai? Io questa lettera non so niente. Non ne sa niente? Lo so, ho sentito qualche discorso così e via. E ma non ha mai avuto la curiosità di andare da costoro a dire perché l'avete mandato? Come mai dopo il delitto siete andati a San Pierassieve? Ma io sono andato, no. Che c'entra? Non lei, Lotti, nessuno dice che è stato lei, lei ha sempre detto di non saperne nulla. Io le domando, visto che tutti ne hanno parlato, televisione, l'ho sentito la televisione, ho visto anche i giornali. Tutti ne hanno parlato, lei non gli è andata a dire ma come mai siete andati via, siete andati fino a San Piero e avete mandato questa lettera con questa cosa dentro? Ma io come fa a saperlo questo qui? No, io domando se lo sa, no, per curiosità, non, so. Non aveva la curiosità di chiederlo a no. Costoro? Una cosa così strana, perché l'avete fatto? Se non lo so, perché allora, devo faccio parlare, perché sennò certo. A valanga non ha tempo certamente, Presidente. Le potrà di riflettere. Cerchi di ricordare, Lotto. Ma ricordare, io ho sentito la televisione questi discorsi così, però di loro non mi ha sentito niente su questo qua. Né gliel'ha mai chiesto? Non si è mai chiesto il perché? E come fa a chiedermi il perché? A me non mi dia mai a nulla se vanno da sé a portarla, come fa a saperlo io? Vabbè, non lo so. Un'ultima domanda. Quando arrivaste nel 1983, quindi si parla dei tedeschi, quindi si parla del furgone, si ricorda, no? Sì, è meglio, sì. Sul luogo dove furono uccisi questi ragazzi, voi siete arrivati e c'è una casa vicino a Lotti, no? Se lo ricorda? Ma non mi avvicino, c'è una casa, non so, sarebbe un contadino. Più avanti della piazzola. Si vicino alla piazzola? No, non è vicino alla piazzola. E quanto è distante Lotti? E che ne so, come fa a giudicare così? So. So quanti metri, non saprei. Non voglio sapere, distanza fra me e lei, di più. Sarà un po' di più o meno, questo più, più lunga di, questa, di questa aula. Sarà stata anche questa aula, forse più. Non se lo ricorda la distanza. La distanza, che può dire un chilometro e poi un no. Sarà stata quanto è questa aula, forse più larga ancora, più distante, come fa a giudicare? Una cosa vicina, la sa, fra me e lei siamo vicini. Lo so, che c'entra fra me e lei? Può essere a 50 metri o 100 metri o meno. Questo come può aggiudicare? Comunque una distanza più o meno lunga come quest'aula, oppure il doppio. Forse una cosa più, non più misurata quella. Vabbè. Ecco, ma quindi non c'era la paura di essere sentiti? Sentiti, non so se li hanno sentito o no alla sala. Ma non c'era questa paura, no, se hanno sentito paura, la paura c'era di certo, so, per me anche, non so. Quello sarà stato di certo. C'era paura. Allora, se li hanno sentito lassù alla casa, questo come fa a dirlo? Quindi c'era questa paura. C'era silenzio, Lotti, quando siete arrivati lì? Non è che passi tante macchine da quella parte lì. Passeranno anche una. Però in quel non momento c'era rumore di macchine, d'accordo. C'erano altri rumori, Lotti? Altri rumori, non so, quali rumori? Domando, sentiva qualche cosa? Ma io non sentivo niente. Non sentiva niente, quindi non c'erano rumori? Io sentivo anche cominciava a sparare, poi gli altri suoni, non so. Non saprei. C'era una radio accesa nel pulmino? Ma questo non mi ricordo, se è acceso o no. Si sentiva se c'era una radio accesa o meno, no? Ma se dico un meriodo mi fa dire una cosa e poi non è. Non si ricorda nemmeno se nessuno ha acceso una radio? Io non ho sentito niente. Lei non era acceso. Ho visto una uscita dentro nel furgone. Ma non si ricorda assolutamente? No, un meriodo se c'era qualcosa acceso come radio o così. Né che nessuno l'abbia acceso.
faccia mente locale, Locchio. Eh? Cerchi di ricordare un momento. Ma che ricordare? Se non ho sentito niente? Non ho sentito niente? No. Bene. Perché deve assistere su una cosa che uno ma ne so? Ma sagita, perché no, sagita? Lo so, perché gli affondisce la cosa e poi... Vabbè. Se una cosa... Un... Allora, Lotti, quando sono arrivato la polizia, una radio era accesa, questo non si piove. Se lei non l'ha sentita è un altro discorso, però la radio era accesa. Ma sta bassa. L'avete accesa voi, o l'avete accesa bassa? Accesa o l'avete accesa qualcuno di voi, oppure l'ha sentita o non l'ha sentita? Stavo basso, non sentivo bene, non so. Non posso provare preciso se lo sentivo bene. Nessun'altra domanda, Presidente, beh, grazie. Altri? Avvocato Bertini, aspetta, facciamo fare Bertini il difensore dell'imputato? No, la volevo l'avvocato Bertini. No. Zalabini. Un altro, scusate, volevo un voto. Ecco, lei mercoledì non può esserci. Può continuare, può fare ora l'interrogatorio, l'esame dell'imputato. Lo può fare ora l'esame dell'imputato lei? No, l'avvocato Zanubini. Ah sì. Capito l'avvocato? Siccome mercoledì non c'è lei, approfitti ora. Sì, però mi pare che siamo d'accordo che mercoledì non ci sei nemmeno qui, no? No. Quindi mercoledì mi pare di aver capito che non è che... No, allora dobbiamo chiarire una cosa. Vedi, io sono stato buono, caro, sì, tutti quelli che volete voi, non voglio porre freni a nessuno, però non possiamo stare delle settimane senza l'udienza. Ora per l'appunto lunedì e martedì io ho udienza penale alla prima sezione e quindi purtroppo sono processi in continuazione e vanno finiti. Bene, però da mercoledì, giovedì e venerdì facciamo l'udienza. Lì ci sono due difensori del vanno, vuol dire che farà un altro. Vuol dire che l'avvocato Filastro farà l'esame giovedì. Domani mattina. Però intanto approfittiamolo per farle voi l'esame. Domattina è possibile. Vi avvino già, però dalla settimana o l'altra possiamo fare udienza solamente di mattina, perché l'aula è occupata nel pomeriggio da un'altra corte. Presidente, quindi, ma non preparatevi quelli... Com'è? No. Avevo sentito dire se faccio udienza domattina. No, per l'appunto, domani mattina ci sono delle possibilità da parte dei giudici popolari. Due, tre, non posso fare la certificazione, la cancelleria, sono impegnato qui, ecco, e mercoledì esatto, io. Non c'è problema. Ecco. No, siccome l'avvocato Zanubini mi aveva fatto delle difficoltà per mercoledì, allora dico, approfittiamolo per farlo oggi l'esame. È tutto qui. Foto, la sua posizione è molto circoscritta, non credo che sarà molto da fare. Allora fare Bertini, Bagattini e poi faccio. Benissimo. Sono Lotti. Sì. Parliamo dell'omicidio del 82 di Baccaiano. Sì. Senta. Lei è riferito? Sì. Alcuni discorsi che le avrebbe fatto il Vanni poco prima dell'omicidio della Caiani. Si ricorda che cos'è che disse il Vanni in questa occasione? Di preciso andare lì a questo posto? Sì. No, dico, prima di Baccaiano il Vanni le avrebbe fatto dei discorsi, avrebbe potuto detto delle cose riguardo sì, a... Sì, che doveva andare a fare il lavoretto per questo posto qui. E cosa le disse? Che doveva andare a fare il lavoretto in questa via qui, via Baccaiano. Senta, torniamo un attimo indietro. Un momentino, sì. Sì. Bene. Senti, lei quando è che ha saputo dal Vanni che venivano commessi questi delitti? E nasce a che giorno? Innanzi, aspetta, che cosa? Nasce qualche giorno prima del discorso, dove sì. Di Baccaiano? Sì. Quindi il Vanni le raccontò che loro andavano a commettere questi omicidi? Lì per lì non credevo fosse una cosa così proprio, non è che ci vedevo. Poi quando arriva lì vedi la cosa un po' più precisa. Senta una cosa, quando il Vanni le fece questo racconto era... Ubriaco, era sobrio, com'era? Non perfetto non era, deve... Avrebbe dovuto? Un po' in 16. Quindi l'ha fatto questo racconto
Vabbè, non era proprio a dire proprio superato di morto, insomma anche Michele in più dice. Okay. Le dissero che sapevano che c'era quella macchina a Baccaiano oppure andavano. O c'erano stati prima a vedere meglio se c'era la macchina. Quindi lei ha capito che sapevano già che c'era la macchina lì ferma? Sapevano preciso che c'era la macchina ferma. Sento, andiamo a Giovoli. A Giovoli, sì. Lei ha detto che ha sparato contro il vetro del furgone. Si ricorda, pare che l'abbia già detto, che sia da che parte lei era rispetto al furgone, dove, in quale vetro ha sparato? Io dalla parte così. Cioè, quale parte? Dalla parte che guarda la strada e per andare dalla via. Dalla parte del volante o dalla parte del passeggero? No, dalla parte qui, no, il volante è dalla parte della sinistra. Dalla parte del passeggero? Sì, dalla parte di qua. Dal vetro, dal parabrezza anteriore o dal vetro laterale? Dal vetro dello sportello? No, da quello dello sportello, quello che si apre. Ho capito. In questo caso in cui lei... Non quelli davanti, quelli davanti sono dalla parte di dietro, no? Come fossi io qui. Qui c'è la guida e di là c'è un'altra persona, invece no, dalla parte dentro di dietro, o sposta di dietro, se parlo preciso, non so, dalla parte di dietro, delle persone. Sì, no, comunque dicevo, la domanda era un'altra, lei ha sparato dalla parte del vetro, dello sportello del passeggero. Ah, questa sì, dalla parte così. Va bene, nel momento in cui lei ha sparato... C'era che cosa ha visto dentro? Cioè, ha visto che cosa? Delle persone? Ha visto una sala? Ha visto un'ombra? Cosa ha visto? Ma c'era un vetro un po' più di metà opaco, sicché non vedevo tanto bene le persone dentro. Ma davanti a sé ha visto una persona dentro, davanti a sé al vetro dove sparava? Ma proprio per bene non l'ho vista, perché c'era il vetro più di metà opaco, non lo so se dia il vetro preciso, il vetro opaco, dia più della metà. Sicché dentro sì. Tu vedi la persona. Sì. Lei quindi non è che, domando, ha preso la mira contro qualche cosa oppure ha sparato a caso? No, proprio precisa non ho preso la mira, perché con la mano ero paurito in quel momento lì, sicché se non abbia colpito non ho. Okay. Poi me l'ha presa dell'altro e Pietro l'ha detto dalla parte opposta di là, dalla okay. parte di volano. Di volano, però ho sposto sempre dalla parte. Indugiera loro dalla parte di dietro, no? Cioè, dalla parte in cui c'era seggiolino. Però dalla parte del volante, cioè la parte posteriore sì. Destra, sinistra, scusi. Sì, dalla parte sinistra. Sì. Senta, Codolotti, alcune precisazioni sul omicidio di Vicchio. Ecco, forse non si è ben capito, ma i sopralluoghi che furono fatti a Vicchio, mica un po'. La prima volta che lei andò a Vicchio, con chi ci andò? La prima volta in assoluto, cioè che ci andò? Con la Filippa. Con la Filippa Nicoletti. Poi c'è tornato con chi? Con Fernando. E quando andò con Fernando, quando ci andò? Mattia, pomeriggio, quando è che... Sempre il pomeriggio, però è preciso, non guardavo proprio per bene, non è che... Che cosa... Prima cosa faceste in quell'occasione con Fernando quel pomeriggio? Lui si andava giù, io non credevo mia se fosse la macchina ferma. Poi vedi c'era questa macchina ferma, c'era questa ferma lì. Ce l'hanno visto, se sei a pochi metri, ce l'hanno visto queste persone. Allora, lì per lì, poi dopo un pochino si sono andati via. Siete rimasti lì molto tempo, poco tempo? Ma questo mi fa dire, non so. Pochi minuti o... Un quarto d'ora, può giudicarlo per bene. Comunque, lei si è accorse che forse le avevano visto queste persone. Se sei a pochi metri si vedono due persone, dice questi due piedi... E quindi a quel punto ve ne andaste? Così? Da noi poi se andate via. Insomma, si prese la strada e si venne verso casa. Insomma, verso Firenze si mangiò giù. Vi fermaste a mangiare da che parte? Si doveva fermarsi lì, c'è questa botteghina, passato il ponticino. C'è una bottega, come si chiama? La bottega del prosciutto. A questo punto, avvocato, mi scusi, ma la domanda se non può sfuggire col tempo. Certo, posso inserirmi un attimo. Lei c'è stato da solo, cioè è stato con la Filippa, sì. Con Fernando, Pucci, e poi c'è stato col Vanni. Quando siete andati lì, avete visto sempre la stessa panda celeste o avete visto anche altre macchine? Ma
Ma io sono andato lì, era solito colore. Come? Celeste, sempre il solito. Sempre la stessa macchina. Sempre. Poi lei ci è tornata un'altra volta per vedere da sopra se si vedeva la piazzetta. Allora c'era sempre la stessa macchina? Allora è rimasta sempre il solito colore. Sempre il celeste. Capito, però poteva aver vista una panda, non un'altra panda, il colore, il colore, anche se si è di notte. C'è sempre la stessa macchina. Si vede un po' meno, però è sempre il colore quello. Lascia stare il colore. Ma è sempre lo stesso tipo di macchina. Lei è un guidatore, ha avuto tante macchine, sempre la stessa macchina. Vedi? Io ho visto sempre la stessa macchina. Vabbè. E quando ha guardato all'alto? Quando ha guardato all'alto? L'ha vista la piazzola? No? Dall'alto non si vede perché è un po' distante. Non so. Senta, signor Lotti, poi lei... Dicevato? Mi di osservare che la sua osservazione era estremamente pertinente, mi stavo complimentando con lei Presidente, ma era una cosa mia. Cinque visite e cinque volte. Sì. Evidentemente questi poveri ragazzi erano molto innamorati e sfortunati. Lo so, purtroppo è così. Signor Lotti, lei poi ebbe a riferì a Vanni quello che aveva visto con il Pucci? Ne parlò con il Vanni? Sì. Che cosa le disse? Disse c'è una macchina così e così, della family, però che stava a fare l'amore e questo... Vabbè. Ma gli parlò anche della piazzola, come era fatta la piazzola, come era posto. La piazzola, ha visto quando siamo arrivati lì, come fa a dirla mentre si viaggia la macchina? No, quando parlò al Vanni, presumo a San Casciano, di questo fatto, di questo colloquio fatto da lei e da Pucci, gli riferì al Vanni... anche di come era fatta la piazzola, se gli ha detto come era la piazzola, la piazzola che c'entra una macchina proprio più. Sì. Senta, lei ha riferito riguardo all'omicidio appunto di Vicchio che il Bagni e il Pacciani misero la macchina in modo tale che di fronte alla panda, in modo che non uscisse. Sì, puoi spiegarci meglio brevemente come avvenne la scena dell'omicidio, cioè come da quando cominciano a sparare a quando poi lei andò via? Quando si arrivò lì? Sì. Lei ha detto arrivò lì e mise la sua macchina distante, vicino alla stradella che porta la piazzola, va bene? Sì, la strada che poi va, c'è la ferrovia. Sì. Mentre Vanni e Pacciani misero la macchina vicino alla panda dei ragazzi. Quasi di fronte per non far uscire la macchina. Sì. Quella a quel punto poi che è successo? Dopo poi io sentì sparare. Chi è che sparava? Sparava Piero. Dove, da che parte sparava? Dalla parte sui davanti qua. Sì. Sul davanti, sul parabrezza della macchina, sul vetro? Sì, proprio sul vetro, sui davanti. Lei ha avuto l'impressione che avesse colpito ambedue i ragazzi? Lo sa, lo può dire? Ma i colpi ne partiti diversi, erano presi di certo tutti e due. Bene. E dopo questo fatto, dopo gli spari, che cosa ha visto? Poi gli hanno aperto lo sportello da parte di là, non da parte di là, parte di là. E ho visto Mario tirava la donna intera. E l'ho fatta strascinare un po', so, 4-5 metri, questo, sempre dalla parte della macchina andando verso il prato. Che lei possa ricordare? Poi, mentre la metteva giù, ho sentito dei lamenti, non urlare proprio, dei lamenti e basta. Ah, o lei aveva le ferite già... Era viva la ragazza allora? L'aveva ferita, idola non era proprio... Proprio morta anche quel momento lì. Senti, poi una volta che l'hanno messa per trascinata fuori dalla macchina, cosa ha visto? Ma io ho visto usare quel coltello così. Colpirla su davanti. Però non ho visto bene quando gli hanno fatto il coso di levare le ossa del seno e delle ossa. Perché io mi sono allontanato da quella paura lì, non ho visto bene se l'hanno fatto in quel momento o dopo. E chi è che ha colpito il coltello? Mario. E dopo che cosa ha visto? Dopo
Dopo aver fatto, finito tutto? L'hanno colpita dopo che lei ha detto hanno fatto così questi tagli che poi non... Io sono andato verso, poi mi ha visto lì, ero vicino, mi ha detto vai verso la strada. Arrabbiato, io, calma, io, sono cose, non so. Allora a quel punto che faceva? Vabbè, arrabbiato a quella maniera, ho detto allontaniamoci, noi che fai? E sono andato verso, non sono andato dentro la macchina, verso la macchina mia. Sì. Poi ho sentito, ho visto uscire di dentro la piazzola, sì, due persone, Mario e Pietro, che andavano verso il fiume. Uno a lavarsi le mani, quell'altro a lavare con te. Senta, lei quindi può precisare l'ultima battuta, Presidente? Ha detto, se non sbaglio, uno a lavarsi le mani e l'altro il coltello? Così ha detto. Ha risposto così. Uno... Cosa ha detto prima? Uno a lavarsi le mani e uno il coltello. E chi si lavò le mani? Pietro e l'altro, non aveva mai il coltello, l'aveva l'altro il coltello. Andano tutte e due al fiume a lavarsi. Io ero vicino alla macchina e ho visto attraversare il pezzetto di strada da giù per il fiume. No. Questa cosa, se volte l'ha vista lei precisamente oppure suppone che abbiano lavato queste no, cose? No, questa è precisa, quella ho visto. Si ricorda, l'ha già detto, ma se vuole, tanto cioè, se ci siamo, può precisarlo un pochettino meglio. Il coltello che era un... che tipo di coltello era che ha visto quella sera? Il coltello è abbastanza lungo, come ho spiegato ieri, uno fa così, può darsi sia anche più lungo, con le mani non è che tu specifichi preciso come è, la punta è largo abbastanza. Tipo cucina? Un coltello che si... Le cucine c'è tanto coltello, c'è dire un po' più grandi e un po' dire più corti. Che era abbastanza lungo, poi il preciso di lunghezza non so quante ne ha, 20 non so o di vabbè, più non sto chiedendo. Lei oggi ha precisato, signor Lotti, che in quell'occasione, correggendosi rispetto a ieri appunto, che il Vanni indossava il polverino celeste. Sì. Si ricorda quando è che se l'è messo, se l'è infilato sul polverino, in quale momento quello che ha raccontato lei? No, in che momento lì, quello che ho spiegato ora, è Vicky. Sì, capito, in quello vicino, ma in quale momento, appena è arrivato, dopo poco, dopo tanto? Prima di fare il coso, innanzi di cos'ha si è messo questa volta? Innanzi di fare il coso, domicilio. L'aveva la macchina, ha preso e si è messo lì. Non ho capito, prima di fare che cosa? Omicidio, ha detto. Ah. Sì, prima di fare che cosa? Ok. Senta, riguardo poi alla strada che aveva fatto per tornare indietro, lei ha detto che non la conosceva, però il Pacciani sembrava che la conoscesse perché andava spedito su questo viottolo sterrato. Lei ha parlato di un ponticino e di una fonte. Ma è giù, ci passa l'acqua. Lì... Questo ponticino si passava a piedi o lei lo passò con la macchina? Io ci passavo la macchina. Ah, ecco. E vicino c'era la fonte. Io così passando la macchina ho visto una fonticina, non è che l'abbia vista per bene. Perché andavo quindi su con la polvere e non vedevo nulla. Quindi voi quando è che vi siete fermati? Dopo il ponte, quindi per andare il casolare era dopo il ponte o prima del ponte? Ma io ho passato questa fonticina, però non sono sicuro se era prima o dopo. Dico, ma lei per andare al casolare ci andò con la macchina o a piedi? No, il casolare proprio non ci si può andare con la macchina. Ci andò a piedi. Lì sì, per forza. Il ponte lo passò con la macchina. Prima di arrivare lassù c'è delle ase, una di qua e una di là. Poi c'è una strada e si va su. A un certo punto bisogna fermarsi perché non si passa più. Certo. E c'è delle bue grosse. Quel ponticino famoso che lei ha visto, riconoscendo anche l'acqua che vi scorreva sotto, lo ha passato con la macchina. Quindi deduco io. Non sono sicuro se era prima o dopo, questo. Vabbè. Ce l'ho passato, però. Senta, che cosa feceste di preciso in quel casolare? Che cosa è successo? Cosa andaste a fare? Lì si andate su e c'è una specie di porta, però la si sfila e basta, la non è murata lì. È una casa così normale, mancava finestra e tutto.
Poi c'è un punto dove c'è una mezza finestra, c'è una specie di vuoto in questo vuoto come finestra, un pezzo di finestra dentro nella vuota, dentro nel casolare. Sì. E c'è roba, io ho visto rivoltato qualcosa, però preciso a me mi pareva una pistola, poi non so sicuro se era proprio preciso. Chi è che mise questa cosa in questo vedi, manda giù questa roba, questa cosa. Ma chi è che ce lo mise? Pietro. Lo mise e basta, poi che fece? No, poi queste della roba, se c'era qualche sasso lì, o dell'arena, dell'arcinaccio, e lo riempino, sì. Per nasconderlo? Sì, per cos'altro, perché qui c'era un vuoto, vedi una mano e gli andava giù parecchio, allora... Senta, passiamo all'ultimo omicidio, 85. Lei attenda. Scusa, sì. Dopo la domanda, se gli è possibile fare. Perché io di molta sera non ci posso stare. Io sono non so, mi scusi, ho pochissime domande, so. Poi ho finito. Sì, va bene. Senta, rispetto agli scopetti 85, lei la tenda dei francesi, quando l'ha vista? Il giorno quando si fermò lì per un controllo, per così. E l'omicidio avvenne a domenica. Sì. Rispetto a domenica, quando l'ha vista un giorno prima, qualche giorno prima, quando l'ha vista? No, io vedi. La prima volta qui giorno stesso. Quale? Qui giorno che succede la sera di domenica. La sera? Sicuro la sera? La sera, dopo mezzogiorno, sì. Dopo mezzogiorno. Insomma, dopo pranzo, come uno può dire, non lo so. Come? La sera è sempre dopo mezzogiorno, la sera. Ma... Sì. Aspetta, no, Presidente, scusate. Sono Lotti, c'è questo. Lei, dunque, l'omicidio avvenne quando era buio o quando era giorno? No, la sera è buio, l'11 la sera. Lei, dagli scopetti, ci passò anche prima quel giorno oppure no? Ci passai... Soltanto la sera quando venne l'omicidio. No, ci passò quando andava verso Firenze da questa gabbiella. Ecco, e a che ora era? È preciso, circa. Sulle 3:30, con chi era? Con Fernando. E si fermò alla piazzola dove c'era la tenda? No, mi era lassù, io no, ero sulla strada. Lì nei pressi, sulla strada? Sì. Per quale motivo? E si fermò perché voleva parlare e nel parlare di questo fatto qui. Gli avevo detto che c'era. Che la sera c'era questo fatto. Lui non ci credeva sul punto lì, su questo ricordo. A lei cosa gli disse a Pucci? Cosa gli raccontò? No, che c'era questo omicidio la sera, il giorno stesso, insomma, la sera. Che avrebbero fatto omicidio in quel posto. Conto per e lui dal principio non ci credeva, sicché il tempo passò. Potresti passare anche un'ora o più, cioè, mentre uno qua parla lì, un sorriso, e allora è fatto. Cosa faceste dopo aver finito di parlare? Parlato fra di voi di questa cosa? Sono andato giù in Firenze da questa Gabriella, però lei non ha detto niente su questo fatto. Che... Noi si è mangiato regolare, ma è tutto normale. Ma... Senta una cosa, mentre il Vanni, quando è che gli ha parlato? Se gli ha parlato questo omicidio, perché avrebbe... Il giorno avanti. Prima. E che cosa hai detto? Che doveva andare a questo posto a fare il lavoretto per questa coppia. E lei che doveva fare? E gli ha detto di fare qualche cosa? E gli ha detto un compito? Bisogna stare sulla strada e guardare se non si ferma la macchina. Qualche macchina si è fermata, si era rallentata qualche macchina. Lo sai, gli hanno visto delle persone lì ferme. Allora gli hanno proseguito. Insomma, la sera stessa, quando siamo fermati noi. Senti, notte, lei aveva un appuntamento? Sì, il giorno stesso, la sera. Per che ora, si ricorda? Sulle 11 la sera. E quando lei arrivò, Vanni e Pacciani... No, loro gli hanno posto lassù.
Poi ti hanno visto due, invece uno solo, perché credeva fosse uno solo e basta. Scusa, a questo punto, c'è una cosa, scusa, allora, lei, facendo un esame, mi pare del Fernando Pucci, è intervenuto spontaneamente per dire una cosa diversa, se lo ricorda? Come una cosa diversa? Ha detto Pucci la stessa cosa. Intervenne dicendo che aveva l'appuntamento per le 11, la stessa cosa sta dicendo ora. No, ho capito quella lì, però... Parlò del Pacciano e del Vane, da dove venivano? Lo dice già, un bel apposto, erano lì. No, ma io dico la sera stessa, quest'ora. Allora, spieghi meglio. Loro ti hanno già sul posto? No, mi spiego. Sul posto, tu cosa intendi? Sul posto della piazzola. Cioè, era già la piazzola? Sì. Era già la piazzola. E veniva verso di noi perché avevamo visto due persone invece una. Allora lui cominciò a arrabbiarsi così. Dal principio mi allontanai, dici, che fanno? Che ti sono armati, se dai paura, allora mi allontanavo un po' io. Non è che mi hanno allontanato proprio dalla strada. Allora lei, quando fu sentito il Pucci, lei disse una cosa diversa, intervenne di sua iniziativa per dire questo. Mentre stavate fermi in macchina, lì appena si era arrivata all'imbocco della stradina, avete visto passare il Pacciani e il Vanni che salivano su. Pucci confermò, sì, confermò. No, ma io... S'accodò alla sua osservazione. È vero questo? Non è. Ora dice una cosa diversa, erano già su. Io ho visto dentro la piazzola. Ma io ho detto quello che ho detto sempre. Come si spiegano queste cose? Prima una cosa, poi un'altra, così, no. Cose così diverse. Allora si è spiegato male lui, io no, questo video è preciso. Si è spiegato male lei, perché è intervenuto lei a fare questa domanda, a fare questa osservazione. Mentre il Pucci parlava... Lei ha detto che mentre eravate fermi nella macchina, lì, ancora sulla macchina, lì, sì. All'imbocco della stradina, sì. Avete visto Pacciani e il Vanni che dalla strada, dalla nazionale, salivano verso la piazzola. Capito? Sì, lo so, ma io ho visto... questo ha detto lei, mica ho detto io. Presidente, possiamo rivedere il verbale? Perché non vorrei ricordare... Sì, no, me lo ricordo benissimo, questo, benissimo. Sta tranquillo. Come l'ho detto, Presidente? Questo è intervenuto a lei per fare questa osservazione. Nessuno gli ha chiesto niente, è venuto a fare lei. E poi Pucci dice sì, e sì, non mi ha guardato perché andavano dritto, non si girarono, potevano guardare, non guardarsi, ricorda queste cose lì. Era lì lei. Ecco, cosa c'ha da dire ora? Quello ho detto Nasi, è così. Cioè che era già su alla piazzola, era già su alla piazzola. Allora, come fai, poteva venire... contro di noi e poi noi si andava su. No, non è che veniva contro di voi. Voi, secondo quello che ha detto lei all'altra udienza, arrivate con la macchina, state fermi sulla macchina. Sì. Avete visto passare dalla strada Vanni e Pacciani che salgono su alla piazzola. Questo ha detto lei. Io quel giorno. Ora viene a dire che già su, come si spiegano queste cose così diverse? No, diverse. Ma c'era o non c'era lì? Come c'ero io? Appunto. Sì, c'ero io. Salotti, quando lei arrivò con la macchina sua e parcheggiò la macchina lì vicino alla strada, la macchina del Vanni e del Falciani c'era già? C'era di già lì la macchina. E loro, appena li vide, erano già vicino alla tenda? Dov'era? Lì dove? Dove era la macchina? Come la macchina? La macchina sua. Del Pacciano, dov'era? La Pacciano era dietro, dietro il muro dove c'è quella villetta. Nel muro non c'è la villetta, c'è il cancello. Sì, c'è un cancello e si va verso la villetta. Prego. Sento, riguardo al suo ruolo per quella sera, così come si è capito anche per altre circostanze, per altri omicidi, le disse semplicemente tu guarda le macchine o qualcosa in più il Pacciani, cos'hai visto il Vanni? No, ero lì, ma mi disse allontanati verso la strada. Questa è la strada, c'è la macchina mia, insomma. Sì. Di guardare non si fermasse nessuno. Ma questo quella sera, ma prima, quando lei lo seppe, la sera appunto prima del sopralluogo e poi anche del omicidio, quando Vanni le spiegò cos'è che doveva fare, le spiegò che doveva fare il lavoretto e disse che doveva andare anche lei, le spiegò qual era il suo ruolo specifico, cos'è che doveva fare precisamente in quell'occasione? Ma io dovevo stare sulla strada e non venisse nessuno. Questo mi hanno spiegato. Senta una cosa, anche in questa occasione sentì delle obbide
qualcuno sparare contro la tenda? Sì, Pietro gli aveva la pistola e sparò verso la tenda. E poi c'era contato appunto che invece il ragazzo tentò di scappare e qui il Pacciani lo colpì col coltello. Dopo, sì. Dopo questi fatti, dopo l'omicidio, ha visto qualcos'altro che ricorda? Che cosa hanno fatto Vanni e Pacciani? Poi io mi sono allontanato giù dalla macchina. Poi ho visto se usavo sia con le mani e so, in che momento se ne hanno tagliato le ossa delle donne, ma io non ho visto bene. Sono rimasti vicino alla tenda? Erano vicino alla tenda lì. Ma poi, si sono anche allontanati verso terminando, oppure sono sempre rimasti lì? Verso lì vicino al bosco c'aveva delle roba in mano, non so che era. E l'hanno si hanno acchinati in punto lì al principio del bosco. Se c'avevano le ossa delle donne, questo non ho visto. Lei ha detto che avevano un fagotto oscuro, è così? Sì, un fagotto oscuro, sì. Che si hanno acchinati, non so se c'era una buca lì, l'hanno messo lì, questo. Certo. Non ho visto altro. Poi sono allontanato verso la macchina e poi ho visto questa macchina ferma. Mentre ho fatto la macchina, accendo fari e cosare. Per allontanarsi questa massa, che io non ho fatto a tempo macchina grossa, però mi ricordo che macchina era, della troppo distante per pigliare il numero di tanti. La vide partire. Mentre accendo fare io, vedo che si allontana, a metà discesa, forse anche più. Sicché io non ho fatto a tempo a prendere, poi sai, in quei momenti lì non guardo mai la macchina, certo. Sono momenti un po' difficili. Sì, c'è l'ultima domanda che è un po' diverso. Lei abbiamo tutti capito che ha sofferto molto questa decisione di iniziare a collaborare, iniziare a parlare, a raccontare questi fatti. Dal principio. Quando, come? Sì, come ha detto lei, sì, dei momenti che passavano non tanto bene. Perché quando l'ha fatto, precisava bene le cose. Quando l'ha fatto, quando ha deciso appunto di parlare, di tutto quello che sapeva che aveva visto, come si è sentito? Dopo? Quando ha parlato? Quando l'ha fatto? Piano mi sono sollevato un po', non subito, però ci fosse il tempo. Grazie. Aveva chiesto Lotti di una piccola pausa. Quando va un quarto d'ora va bene, Lotti? Ma come vuoi, signor Presidente, non so io. Mezz'ora, va mai. Ciao alle 4, Presidente. Sì, alle 4 ci ripiglio. Bene, grazie. Allora, Bagattini. Senta, signor Lotti, lei ha riferito più volte che Pietro Pacciani e Mario Vanni le parlarono di una certa persona di Calenzano. Ecco, lei mi conferma che si espressero usando il nome Giovanni. Prego. Giovanni Facci. Sicuro? Voce Giovanni Faggi. Ecco, questo cognome chi glielo disse? Ma l'ho detto il nome e il cognome. Chi glielo disse questo cognome? Mario e Pietro. E allora le ricordo, signor Lotti, che lei all'incidente probatorio testualmente si è espressa in questi termini. Come si chiama, domanda il pubblico ministero, carte 88. Un certo Giovanni, mi pare Giovanni, però il cognome non lo so. Allora, cos'è successo dal maggio ad oggi per cui questo cognome che non sapeva adesso lo sa? Se me l'hanno detto loro, lo saprò. Perché volevo ancora ricordare, signor Lotti, che nel verbale del 26 aprile 1996 le fu esplicitamente rivolta questa domanda. Il cognome Faggi non mi dice nulla. A Calenzano conosco solo il dottore veterinario. Allora? Sì. Quello ho detto un nazi. Non è quello che ho detto un nazi. Perché? Perché di no. Ma come no? Perché se lei dice che il cognome Faggi glielo dissero il Vanni e il Pacciani, ma nell'aprile del 96, rispondendo agli inquirenti, dice che il cognome Faggi non le dice nulla, e quando nel maggio di quest'anno dice mi pare Giovanni, però il cognome non lo so, evidentemente la stessa cosa lei non la dice.
Comunque, signor Presidente, prendo atto della contraddizione e passiamo oltre. Allora, l'altra volta, quando ho sentito dal Ministero della Polizia chi è stato, è che lei disse che suendo il nome Giovanni, che era uno di Calenzano, e lei non sapeva chi era. Sì, Giovanni. Ora invece dice nome e cognome, Giovanni Faggi. Come è venuto fuori questo Faggi? Questo lo sapeva allora. Perché allora disse una cosa e ora dice un'altra? Capito? E perché mi aveva detto il nome e il cognome? E allora perché non l'ha detto anche allora il nome e il cognome? È che non me l'ha venuto in mente preciso. Perché non l'ha detto anche all'incidente probatorio? Appunto, perché non l'ha detto anche allora? Sì, io non ve l'ho detto. No, non l'ha detto l'altra volta. Vabbè. Senta, a proposito del lavoro, della professione di questo Giovanni, le fu riferito qualche cosa? Capito la domanda? Sì, sì, ho capito. Capito. Vuoi rispondere cortesia? Mi disse, ho commerciato il rappresentante, non è preciso. E allora perché sempre di fronte al pubblico ministero, questa volta il 12 giugno del 96, lei specificamente rispose, Vanni e Pacciano mi dissero che il Giovanni, non Giovanni Faggi, lo conoscevano, che stava a casa, non mi dissero come l'avevano conosciuto, né che t'avesse, né che mestiere facesse. Questa stessa risposta lei l'ha detta all'incidente probatorio. Del 96. Mia, una precisione da parte mia. Io non so qual è l'atto che l'atto non ce l'ho. È verbale di interrogazione. Sì, va bene, però io la Corte non ha questi atti. Una contestazione. Allora, sì, sì, benissimo, però voglio dire, lui c'è stata una progressione nelle dichiarazioni. Sì, capito? Ma non è stata dall'inizio. Nel giugno del all'inizio lui si è posto sulla negativa, poi pian piano si è aperto. Questo è, quindi, sì, sì. Quindi non so cosa contesta lei. Ma cosa sarebbe la progressione, Presidente, rispetto a uno? Posso parlare io? Sì, sì, no, scusa. Io ti ringrazio. Ma va bene. Sto zitto tutto il giorno. Molto discutibile questa. Al di là della progressione, signor Presidente, signora Corte, volevo far presente che si tratta di un verbale del 12 giugno 1996, e cioè a dire quando la cosiddetta collaborazione dei Sollotti era già, come dire, matura. No, non era maturata, cominciava no, per cortesia, non ho interrotto nessuno, Presidente. Ma allora che mi fa parlare o no? Non lo so. No, aspetta, non solo questo, fare la domanda, ma volevo la domanda. Anche far presente che la stessa cosa che ho riferito per il cognome vale anche per il mestiere, anche all'incidente probatorio e del maggio di quest'anno ha rifinito di non sapere che mestiere facesse. Capito la domanda? Sì, ho capito. Lì ha detto che non sapeva che mestiere facesse questo Giovanni Faggi. Ma hanno detto questo rappresentante a cosa? Rappresentante. Preciso me l'hanno specificato. Va bene. Senta, andiamo per un attimo a questa macchina. La macchina della... la sera dell'omicidio degli Scopeti, 1985. Quando lei arrivò sul posto, Questa macchina la vide oppure no? Quella macchina l'ho vista quando era finito tutto. Risponda per cortesia alla domanda che le ho fatto. Quando lei arrivò, la vide o no? Ma quale macchina mi dice? Quella che abbiamo inteso, quella dentro la quale ci sarebbe stato questo Giovanni. Ma questa io l'ho vista quando gli è finito quando tutto. Quando lei è arrivato, la vide questa macchina oppure no? No, quando arriva lì all'11 non c'era questa macchina. Non c'era questa macchina. Se no ci si... Lei questa macchina l'ha sentita arrivare? Guardi la domanda. Questa macchina io... Questa macchina lei l'ha sentita arrivare oppure no? Mi fa spiegare per bene a me? Che lei no, perché no. Spieghi lei. No, perché mi dice la macchina io l'ho vista... Quando ti era finito tutto il coso dell'omicidio e basta. Quindi non mi dici una cosa e poi perché non una cosa a me. Una cosa io ho detto la macchina l'ho vista quando sono partito prima di andare. Benissimo, via. E quindi non l'ha sentita arrivare. No, l'ho vista non ferma in fondo arrivare. Alla discesa. La vista in fondo alla discesa, la vista che stava andando via. Mentre parto io a 100 fari, questa macchina si allontana. Sì, però non ho visto bene la macchina. Ma l'hai vista ferma questa macchina oppure no? L'ho vista ferma lì, in fondo alla discesa. Per andare alla baracchina.
A che distanza era? Ma e come fa a giudicare la distanza? Non so. Come, dico, come fa a giudicare la distanza, però riesce a ricordare che era ferma. Se l'ho vista ferma e poi se l'ha allontanata a mettere l'acceso pari. La distanza, no? Vuol dire evidentemente era relativamente vicina. È vicina, se sta qui, non credo. Non era vicina a lei, quindi? No. Ecco, lei ha visto gli stop accesi, che cosa ha visto? L'era spento tutto. Era tutto spento. Mentre io parto la macchina, mentre accendo la macchina, accendo fari, questa macchina si allontana prima che partisse. Prima che partisse, accendendo i fari. Io ho cominciato a accendere i fari e accendo per mettere la moto, per andare via. E Vittorio questa macchina quasi in fondo alla discesa. Non so il preciso quanti dia di distanza. Ma più o meno cosa sono? 10 metri, 50, 100? E come fa a giudicare? Se sono 50 o più, come fa? Non è difficilissimo giudicare, signor Lotti. Scusi, Lotti. Si chiede una distanza, orientativamente. Ma come fa a giudicare una distanza? Scusi, avvocato, allora Lotti, non faccia le domande anche lei. Guarda. No, è un fuori. Allora, scusa, faccio capire io un po' più piano. Sì. Ti ascoltate. Lei arriva e ha detto nel sopralluogo dove ha messo la macchina, all'imbocco di quella stradina. Sì. Bene. Quando è ritornata alla piazzola, questa macchina che di cui parla lei che è andata via, dov'era? Ma io, quando prima di partire e andare via, ho dopo aver fatto tutto il coso lassù, no? Sì, ho capito. Lei viene giù sì. E ritorna alla sua macchina. Questa macchina di cui parla lei, dov'era rispetto alla sua? Ma era più in discesa giù. Cioè non era in corrispondenza anche lei della piazzola? Sì, ma io ero lì fermo in quella piazzolina lungo la strada. Sì, era ancora più giù. Era più giù. E mentre parto per andare via si allontana. Sicché io non vedo nemmeno il numero di targa preciso. Perché in quel momento. E secondo il vanno Pacciano, non so chi è che gliel'ha detto, quella macchina avrebbe dovuto controllare l'ingresso alla strada che porta alla piazzola. No, su mia se controllava la persona, questo no, scusi, signor Presidente, questo veramente non è stato. No, questo è stato detto nel corso, come no? Ma no, questo è stato scritto nel decreto del CIP. È stato scritto. Cosa gli dice di questa macchina? Ma quello me l'hanno detto me il giorno stesso, il giorno dopo disse questa macchina di questo Giovanni Faggi. Allora, se era quella macchina Giovanni, per lei era tanto più giù rispetto allo stradello che porta. Era più giù. Molto più giù. Più giù, non so, 50 metri di più, non so preciso quant'è lei, i tempi, la più distanza. Di quest'aula, più di quest'aula? Un po' di più di quest'aula. Più di quest'aula. O più o meno, come fa a giudicare? Vabbè, vabbè. Più di quest'aula, più o meno. Va bene. Senta, sempre mi riferisco ancora all'incidente probatorio, signor Lotti. Lei, rispondendo alle domande del pubblico ministero, riferì di una certa conversazione che avrebbe avuto con Vanni e o Pacciani a proposito del motivo per il quale questi due sarebbero stati a casa di questo Giovanni di Calenzano. Sì. Lei concluse l'argomento con i complimenti del pubblico ministero. Beh, è molto corretto da parte sua, le disse il dottor Canessa, perché lei alla fine di questo esame, di questa parte, gli disse che non era sicuro del contenuto di questa conversazione, non era sicuro quindi di quale fosse stato mai il motivo per il quale i due si erano recati a casa di questo Giovanni di Calenzano. Sì. Lei conferma di non essere sicuro sull'oggetto di questa conversazione? Ma non so sicuro. Non è sicuro, bene, grazie. Senta, lei conosce una persona il cui soprannome è Albero Bello? E chi sarebbe questo Albero Bello? Le sto domandando se lei conosce una persona il cui soprannome è Albero Bello. Ma io lo sento di ora. Lo sente di ora. Mi riferisco, signori della Corte, alla ormai famigerata telefonata del marzo, 1996, 24 marzo. O che ti devo dire, dice Giancarlo, risponde la Filippa, io ho visto Giovanni, ti ricordi Giovanni? Sì, lo chiamavano Albero Bello. Ma chi chiamava questa persona? La signora Filippa dice che questo Giovanni del quale lei sembra di capire si ricorderebbe, questo Giovanni del quale lei si ricorderebbe
veniva chiamato Alberobello. Alberobello cos'è? È un cognome, è un soprannome, è la località dalla quale... Ma questo Giovanni gli andava a trovare la Filippa? Sì. Questo ragazzo? Non lo so chi è, io non c'ero. Questo ci andava da lei, che lo conosceva, poi l'ho accompagnata io quando la stavano fategnando. Questa persona? Ma, Giovanni Vermiglia, so io. Che l'abbia chiamato Alberobello, non so perché. Giovanni Vermiglia. Giovanni Vermigli che l'abbia chiamato lei Alberobello? Non saprei, non so. Che risulta trascritta, per cui io prendo atto di quello che c'è scritto qui. Ma, non so. Si chiamava Giovanni? Questo conosceva questa Filippa, che la conosceva prima di me, che si chiamava Giovanni Vermigli. Però che si è avuto questo soprannome? Senta, lei si ricorda com'è che ebbe a conoscere la signora Filippa? Sì, entriamo in questo Giovanni. Vuol dire qualche cosa di più di questo Giovanni? Giovanni frequentava la casa lì di Faltignano. Me l'ha fatta conoscere lui? E allora devi dire qui un giorno gli era in piazzone, che io ero preso a qualche giorno di ferie. E mi disse, guarda, questa donna così e così, me la porta a casa. E lui gli aveva il motorino. Questa donna così, così... La Filippa, so. Questa donna così... Filippa, lei. E l'accompagna a casa. Ma va bene, accompagna. E dove la sta? E mi disse, la sta a Fattignano, numero 7. E l'accompagna a casa. E di lì ci siamo usciti piano, su. Quindi dico, poi la stava sempre... Questo Giovanni, che lei sa, che al di là della telefonata che le ho ricordato, frequentava la casa di via Faltignano? Lui ci è andato prima di me e conosceva la casa. Che a lei risulta questo signore aveva anche rapporti sessuali con la signora Filippa? L'ha fatti di certo, non ero mai lì. Risulta o non le risulta? L'avrà fatti di certo? Ma come fa a saperlo? Io non mi a vedere. Non che non lo sa. Le risulta o non le risulta? E se sì, in che modo le risulta? Ci andavo, non so se ci faceva l'amore o no. Le non ha mai raccontato che era stato con la signora Filippa? C'era stato, me lo disse anche lei, ci andava da lui, però se l'ha fatto o no, questo... Lei sa che cosa ci andava a fare a casa della signora Filippa? Quando va una della donna, che ci va a fare? Ci va a fare l'amore, basta, so io. Va bene, non capisco... Senta, c'è un altro Giovanni, signor Lotti. Quanti Giovanni c'è? Ce ne sono tanti. No. Qui ce n'è un altro che verrebbe dalla zona di Arezzo, se lo ricorda lei? Un certo Carlo d'Arezzo, li ha conosciuto. Carlo d'Arezzo. Carlo è una cosa e Giovanni è un'altra. No. Io ho conosciuto questa persona qui, perché l'andava a trovare lì, lei. A trovare la Filippa in Fattignano. Dove lo andava a trovare? E si conosceva tramite Salvatore, poi questo... Io mi riferisco, Sallotti, al periodo nel quale la signora Filippa si era trasferita nella zona di Arezzo. Sì. Ecco, si ricorda di un Giovanni frequentatore della signora Filippa quando costei abitava nella zona di Arezzo? Un certo Giovanni, lo sentivo dire, sono quelli vicino del paese. Senti, guarda, glielo ricordo io come si fa prima, si riferisce al... Ma come fa a conoscerti tutti? ...11 febbraio 1996. Allora, quando lei... No, io sono capo. Allora. Io tutti quelli che frequentava... Non mi ha un reato dire che... No, lo so. Scusi, sono già due o tre volte che Lotti inizia a rispondere e viene bloccato. Facciamo rispondere. Siccome ha dichiarato cose diverse, è inutile perdere tempo. Ma vediamo cosa no, dice. No, quello invece no. Invece no. No, non dica così perché... Bene, allora risponda. Che? La domanda io le faccio, se le risulta che un certo Giovanni frequentasse la signora Filippa... Un certo Giovanni, mi ricordo preciso, che era dalle parti di lì, da Arezzo, che andava a trovare quindi questa c'era? Donna. Sì, un certo Giovanni. Il cognome era... Perché ci andava... No, io sono Carlo. Ci andavano a trovare diverse persone, tutte non lo posso conoscere. C'era anche un amico della Filippa, di nome Giovanni, che era un pensionato di Arezzo. Così. No, un credo pensionato no. Questo di uno mandava il trattore di una fattoria, poi quello mi ha riferito lei, la Filippa, poi non lo so, l'ha conosciuto di tanti, ci andava da lei, come fa a conoscere tutti?
questo mi rendo conto perfettamente. A questo punto bisogna che la faccia. Ci andavo a trovarla io quando ero. Allora, verbale 11 febbraio 96, lei dichiarò quello che ho appena letto. C'era anche un amico della Filippa di nome Giovanni che era un pensionato di Arezzo. Ma c'era un pensionato di Andavale, però non mi ricordo il nome. Quindi questo, scusi. Anziano, che era in pensione delle ferrovie, però non mi ricordo il nome. Aspetti. Ezio, no. Non mi viene in mente. C'era un anziano che tante volte la si sentiva mai, andava a trovare. Che fosse il pensionato, che fosse quello con no, questo Giovanni non era pensionato. Giovanni, così. Quell'anziano, non mi ricordo il nome, che frequentava lei, ci andava spesso, non la si sentiva mai, si andava lì da lei. Sì, ho capito. Ma però, questo Giovanni di Arezzo, questo Giovanni, era pensionato o era Non è pensionato. Non è un pensionato. Giovanni no. Benissimo. Senta, veniamo un attimino a quel trasporto di carne che lei fece tanti anni fa. Sì. Da San Casciano. Ho capito quello vuol dire. Ecco, vuol riferire alla Corte per cortesia che cosa le disse in proposito il Vanni della persona dalla quale lei sarebbe dovuto andare? Il dottor Bicchielli. Che cosa le disse? Chi era questo Bicchielli? L'amico suo? E lui lo conosceva prima di me. Mi disse da prendermi questa. Io ero libero quei giorni, i giorni lì. Andava a prendere questa roba, non so se era salsiccio o braciolo, non mi ricordo. Quanta roba era, se lo ricorda? Non so, 2 o 3 kg di roba, è preciso. Presi la sita perché non ero nemmeno pratico. Sì, va bene. Lei si ricorda, non ero nemmeno pratico della zona. Lei si ricorda se questa carne lei la pagò o era già pagata? A me me l'ha detto così e basta. Poi non le chiese dei soldi? A me no. Senta, lei chiese al Vanni come mai questo dottore veterinario, gli ha capito che fosse, era così gentile nei suoi confronti, come mai gli regalasse o gli desse questa carne? Questo come fa a saperlo io? Ecco, le risulta che fossero amici, che uscissero insieme? Sì, io uscivo insieme, io l'ho conosciuto anch'io, però io... Sì, è uscito anche lei insieme a questo signore? Sì, si andava a trovarlo, però io ero più... Come facevate quando uscivate insieme, lei, Vanni e questo dottore? Ma lui di avere lavoro, non era sempre disponibile. Capito, evidente, io dico quando era disponibile, quando uscivate... Qualche volta si andava bene a casa sua, quando... andava bene. Perché lui è stato a San Casciano, poi è tornato là, poi è ritornato qua, sicché si è spostato un po' diverse volte. Senta, ed era molto amico di questo Vanni, sì. Il Bicchielli? Sì. Ho capito. Senta, il Bicchielli amava bere, te ne ricordi? Io quando andavo là c'era sempre a bere, a dire. Come? Beveva parecchio. Beveva parecchio, ho capito. Ma roba forte anche. Io non ho altre domande, grazie. Avvocato Zanobini per Avvocato Corsi. Senta, Lotti, lei il Vanni lo frequentava con quale assiduità? Come assiduità? Con quale quanto tempo stava insieme dopo gli omicidi al Vanni? Si stava insieme, sì, ma non è che si frequentasse spesso. Non vi frequentavate spesso? Ma io non ne stavo mia lì vicino. Ecco. Molte volte andavo via fuori da me. E quindi, diciamo, per esempio, nell'arco di una settimana, quante volte lei poteva vedere Vanni? Ma se era di paese, quasi. Quindi, si poteva incontrare un paio di volte alla settimana. Un paio di volte alla settimana. Lei, Vanni, ha continuato a frequentarlo rispetto al momento in cui è stato prelevato dalla casa famiglia, cioè rispetto al 96, ha continuato a frequentarlo sempre, il Vanni? Sì. Fino a pochi giorni prima, per dire. No, sempre no, perché io non ci andavo spesso a San Casciano. Poi di un paese a me non mandava giù.
su un paese parlava troppo, non mi stava bene a mano. Andavo per conto mio a fare una girata così, senza. Andavo da mia cugina a Cerbaia, c'era un parente laggiù, a Montespetro. Quindi a San Casciano non ci andava tutti i giorni? No, sempre no. Che andava, il bar sta lì fermo, a me non mi ci andava. Ricorda di quando il Vanni era preoccupato perché la polizia lo pressava, gli andava sì, a casa? Sì, l'hanno preso diverse volte, un po' impaurito su questo. Che periodo era? E come fa a ricordarmi il periodo? E lei mi dice che non se lo ricorda. Non se lo ricorda? No, dico, era l'80, l'85, il 90 e il 95, nemmeno questo. Come fa a ricordarmi il preciso, se era 2 anni fa o 3, come fa a ricordarmelo? Quindi non si ricorda nemmeno se era 5 anni fa, se era 10 anni fa, non si ricorda nulla. No, lo domando, scusa, abbi pazienza. Ha risposto, ha detto sì, e io glielo ridomando. Sì, però ha risposto. Sì. No, siccome mi sembra cerco di stimolargli, come avete fatto voi, la memoria, perché mi sembra una cosa. Va bene, ma insomma non c'è bisogno di incavolarsi, dai. Sì, come diceva. Se lei si ricorda di quando la polizia andava a cercare il Vanni. Come voglio darmi se era l'80, l'84, l'85, come fa a dire? Benissimo. Diverse volte, parecchie volte. Però i giorni e l'anno non mi ricordo preciso. Ho capito. Non è che lo faccio di dire che non voglio rispondere a queste cose, però sì, non mi ricordo preciso. Non posso dire un giorno e poi non è. Parecchie volte l'anno cosa. Lei si ricorda quando il Vanni ricevette una lettera? Sì. Si ricorda l'anno? Il periodo? Anche siamo lì. Sempre lì. E poi arrivo, dammi precisi il giorno quando arrivò. No, l'anno le ho chiesto. È l'anno. Lei mi dice non si ricorda nemmeno l'anno. C'ha qualche momento, punto di riferimento? Di riferimento? Con qualche fatto, con qualche situazione? Non è situazione. Se uno mi ricordo preciso il giorno e l'anno, come fa a dire una cosa e poi... Non posso approfondire la cosa. Senta, lei era sempre insieme al Vanni, cioè insomma lo frequentava ancora quando il Vanni andò da un avvocato di Firenze. L'avvocato lo di Firenze? Sa lei se andò da un avvocato di Firenze? Quando andò glielo disse. E con l'avvocato di Firenze? Io non... Glielo domando. Io lo sento di ora. No? Ecco. L'avvocato per via la lettera e basta, quello lì non so altro. Senta, di questa lettera il Vanni gli disse chi gliel'aveva spedita? Il Piero Pacciani, dai carcere. Come mi disse lui, poi quello mi ha detto lui, io di più come fa. Se me ne ha detto lui questi discorsi precisi. Gliel'ha mai fatta vedere questa lettera? No, vedere proprio che c'era scritto dentro, no. E che cosa? Dice poteva portarla a qualcuno che si intendesse di questa lettera. Una persona si intendesse bene a chi rivolgersi. E quando è che gli disse questo? Una mattina, quando lo trovai lì per andare verso la piazza. Di che anno? Di che anno? Sei sempre lì.
c'era stato il momento quando ti ha detto il paciano, un mero dell'anno preciso. Era di mattina. E ricorda da quanto tempo gli era arrivata questa lettera? A me non me lo disse, mia, era stata arrivata qualche giorno prima o dopo, qualche giorno avanti. Io sono mia a dirgli quando ti è arrivata questa lettera, così e così. Gli disse che la voleva, prima di farla vedere a qualcuno che se ne intendeva, gli disse... Uno spiegatore. Prego? Uno spiegatore. No, ma non è questa la domanda. Prima di dirgli che voleva portarla a qualcuno che se ne intendeva, gli disse se questa lettera era indirizzata a lui o a qualcun altro? Lui mi disse che l'ha indirizzata a lui. A lui? A Mario Pasciani, sì, a Mario Vanni. A Mario Vanni. Sempre tramite questo Pietro Pasciani da dentro. Se possa mandare lettere, questo non lo so io. E gli disse che la voleva portare o l'aveva già portata? Quando lo trovai io, dove aveva la lettera, e mi disse... Dimmi se, a chi devo portare questa lettera? Ma io se io porta uno si intende di sta fare qui. Io. E gli disse se la voleva portare a vedere o se gliel'aveva già portata alla moglie del Pacciani? Io ho detto innanzi dove andava a portarla una persona se si intendeva, se no ci si ha il non lo so. No, allora le rifaccio la domanda, guardi. No, lei fa una domanda e poi ne fa un'altra, sì, non ci sente. Non so. Ne farò più no. Di una, voglio lei. Gli disse il Vanni se questa lettera ho capito. Doveva portarla all'Angiolina o gliel'aveva già portata? Ma questo gli è stato dopo l'hanno portata. Prima doveva farla vedere. Bene, cosa risponde? Prima doveva farla vedere a una persona che si intendeva di questa lettera. Quindi. E gli disse che prima la voleva far vedere ad una persona e si intendeva. Lui mi ha detto sì, poi si poi dopo l'avrebbe portata all'Angiolina? Gli disse questo? Lui mi ha spiegato così, poi non so. Questa è la prima volta. No. Come la prima volta? Sì. No, perché non ha sempre detto invece che lui non sapeva se l'aveva già portata all'Angiolina, eccetera. Stia calmo. Io faccio l'esame, lei non l'ho interrotto, non mi interrompa anche me, poi lei fa tutte le considerazioni che crede. Senta Lotti, lei ha detto che conosceva l'avvocato Corsi, no? Sì, lo conoscevo, sì. È stato anche cliente, no? Una volta ho avuto bisogno di un incidente nella macchina mia. Poi ha detto anche che... che è stato anche a cena una volta? No, un paio di volte di certo. Che c'era anche il Vanni? Sì. E che cene erano queste? Come? A che cena è andato lei? C'eravate soltanto lei? No, c'era diverse persone. Vanni, l'avvocato Corsi o c'era anche altra gente? C'era Oliviero Dori. Poi? Altre persone, tutte non conosco mia. Ma erano tante o erano poche? Può essere una ventina o più. Ecco. Si ricorda? Però tutti li conosco. Erano scene di paese. O scene di partito, ma quelle del partito io non ci sono mai. Erano scene di paese dove c'era tanta gente di paese, le domando. Come di paese? Dove c'erano tanti paesani. Erano si faceva una scena. Ha detto una ventina di persone, ha detto anche un nome. C'erano tanti paesani di San Casciano a queste cene. Quelli che conoscevano bene l'avvocato, tutti li conosco mia, io conosco mia. Quelli che conoscevo, Oliviero, poi c'era un altro, chi c'era anche? Ricorda se c'era anche la banda, se c'erano dei musicanti. I musicanti, tutti li conosco. No, le ho domandato. C'era un certo Fusi, un ragazzo che suonava. Quindi c'erano i musicanti. Sì, ma tutti come fa? No, conosci di tutti? Le domando se li conosci. E questo tutti. Suonava perché i Dori gli riusciva a suonare su queste cose qui. Comunque mi ha risposto, le ho chiesto, ricorda se a queste cene c'era anche gente che suonava, è vero? E portavano delle cose da casa. E suonavano. E suonavano in questo posto, verso il quarto di Valigondo.
E il Vanni cosa faceva, se lo ricorda? Cantava, io non ho cantato, sicché a me mi piace, non c'ho nemmeno la voce per cantare. Sì, sì, bene. Sono queste le scene a cui ha partecipato lei, a cui ha partecipato il Vanni insieme all'avvocato Tutte, Bursi. Tutte no, non fate. No, 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 dico, ma il tipo di scena a cui lei ha partecipato insieme al Vanni e all'avvocato Corsi sono queste. Sì. Ecco. Ma ce ne state oltre, ma ce ne hanno dato loro, Mario e altre persone. Sì, ma sempre. Sempre con il lavoro. Sempre queste scene, no? E qualche diverse volte l'hanno fatte per il partito. Però io non ci sono mai andato. Bene. Altre scene sono andate. Questo sì lo dico. Senta, il Vanni che cosa gli ha detto di questa lettera in relazione all'avvocato Corsi? Quale lettera? Sempre la solita lettera? Sì, sempre la solita lettera, sì. Che doveva far vedere? Sempre la lettera veniva di... Bene. E poi, dopo? Dopo che doveva farla vedere? E basta? Poi non gliene ha più parlato? Poi si è ritornato di là su, ho detto l'avvocato di star calmo, non si preoccupare, che andiamo a preoccupare. Allora gli avrebbe detto poi che gliel'avrebbe fatta vedere? Se ci è andato gliel'ha fatta vedere di certo. Ma io non c'ero mia. Ma lei lo sa se ci è andato? E come fa a saperlo io? Allora appunto. Lui mi ha detto lui c'è andato. Ecco. Come fa a saperlo io? Se una persona mi dice che fa, come fa a saperlo io? Senta, si ricorda quando ha visto il Vanni parlare nella piazza di San Casciano con l'avvocato? Con l'avvocato? Sì, l'anno. In un momento, un giorno, non so se di mattina o sera, appunto c'era anche io lì, l'anno. Preciso, insieme a... C'era anche... Era accanto lì a loro, sì, che ne parlava di questa lettera, di staccamo, di non ti preoccupare, basta. E quindi l'avvocato Corsi parlò così. Però non aveva mia allora la lettera, ma parlava no, così. Letta, sì, e io ero vicino a loro, ormai ero lì. E quindi l'avvocato Corsi parlava a lei e al Vanni di questa lettera. E più parlava a lui della lettera. Bene. Senta, mi vuol spiegare allora perché... Il 20 di febbraio del 97, nell'incidente probatorio, a proposito di questo episodio di lei, Vanni e l'avvocato Corsi nella piazza, invece ebbe a dire, su mia domanda, l'ha visto parlare l'avvocato Corsi con il Vanni? Sì, fuori. Io l'ho visto parlare fuori, così. Fuori dove? Verso ma la piazza. Ma una volta erano loro due, io non c'ero vicino lì. A San Casciano? No, mi sono nemmeno avvicinato. Verso la piazza. E lei dov'era? Verso il bar lì. Il bar centrale, dove c'è l'orologio. C'è un orologio. Allora non era vicino. Ho detto la prima volta. La prima volta parlava fra sé. Io non ho sentito. Vicino ai bar, che vuoi sentire che dire? Ma perché c'è stata una seconda volta? La seconda volta l'ho detto di quando si avvicina insieme, l'avvocato, io e Mario Vanni. Guardi che lei della seconda volta ne parla ora per la prima volta. Perché lei invece su questo preciso episodio, glielo leggo, e dov'ero? E lei dov'era? E dov'ero? Che potevo essere sempre lì accanto a loro? Non c'era accanto al Vanni? No, non c'ero. E per che cosa parlavano di star tranquillo? Non lo so di che parlavano, non posso mica andare a interrogarli. Io le domando, della lettera o non lo sa? Lui mi diceva della lettera, poi non lo so mica di cosa dovevano parlare tra sé. Sì. E io le domando, ma lei, loro due, che parlavano della lettera, li ha mai sentiti? E lei risponde, no! Io ho detto, la prima volta di andare da assessore. Ascolti, ora lo dice ora per la prima volta, perché finora qui c'era stata una volta sola, ha capito? Allora dica qual era la seconda volta, dica qual era la prima e dica qual era la seconda, sentiamo. Sarà stata un'altra volta insieme che parlavano, ok?
Come sarà? Dica per bene, dica Lotti, dica per bene questa storia, via. Io andai sera insieme, si parlava fra me e diceva avvocato di stare tranquillo. Ascolti, sempre di questa lettera. Ecco, allora invece io continuo e le ricordo quello che lei ha detto a febbraio di quest'anno nell'incidente probatorio. No, fuori non abbiamo mai parlato di cose così, però fuori abbiamo parlato di cose così normali. Io devo aspettare un nazi. Le ridomando, il Vanni gli diceva che parlava con l'avvocato Corsi della lettera? E lei mi risponde, gli ha fatto discorsi un po' diversi. E io gli ridomando, ha mai sentito l'avvocato Corsi e Vanni parlare della lettera? E lei mi risponde, no, proprio definitivamente no. A quello andessero insieme parlando così, non della lettera. Io gli avevo domandato, gli ridomando. Questo è quello che ha detto allora, facciamo sapere cosa dice ora. Infatti. Allora, Anto, Lotti, su. Quando sarà insieme, l'avvocato, io e Vanni, però non ha parlato proprio veramente della lettera. Ecco. Parlava di stare, non preoccuparsi, ma già era il fatto sempre della lettera. Ma o mi spiego male io, ma non so. Questo, se non ne hanno parlato... Come fa a saperlo lei? Se c'è gente nella piazza non si può mica parlare liberamente. No, io gli ho fatto una domanda. Lei ha detto che lei non le ha sentiti parlare della lettera e l'ha pensato lei. Sì. Come mai l'ha pensato? Come ho pensato? Non lo so, lo dica lei. Lui già mi ha detto della lettera, ha detto di staccarmi, di non preoccuparsi. Allora per me gli è sentito... che c'è compreso la lettera. Allora è una supposizione sua, non è ma che l'ha sentita. Ma come una supposizione mia? Ha detto per me, cosa vuol dire per me? Ha detto della lettera non ne hanno parlato, per me parlavano della lettera. Ma sarà stato della lettera di preoccuparsi. No? Ma lo pensa lei, l'ha pensato lei. Facciamo un'altra domanda su questo punto, forse è meglio. Senta, posso inserire io, avvocato? Prego? Posso inserire un attimo? Presidente. Dico io, senta a me, lei ha parlato di questa lettera, beh, non si riparlare, ma il Vanni era preoccupato per che cosa? Per la lettera? Aveva anche altre preoccupazioni? Per me, come... Quali altri problemi aveva il Vanni in quel periodo? Per me era quella lettera, poi non so se c'è altre cose, non so, mia. Posso, Presidente? Lui posso, Presidente? Senta. In quel periodo si ricorda se la polizia stava già dietro al Vanni? No, l'ultima cosa no. Eh? Prima. Come? Anni prima. Anni prima rispetto a quale anno? Mi aveva detto c'era stata nel piazzone dove andava con loro parecchie volte. Anni prima rispetto a quale anno? Come fa a ricordare i pesci di anni? Se non si ricorda qual è l'anno della lettera e mi dice anni prima, scusi, mi faccia capire meglio. Ma come fa a capire se mi ricordo delle cose? Precise. Va bene così. Quindi lei mi conferma che nell'incidente, cioè il 20 febbraio, mi segue Lotti? Sì. Lei, a proposito appunto di queste domande sull'incontro nella piazza Vanni Avvocato Corsi, diceva ancora, fuori parlavano normale, non ti preoccupare, non ti succede nulla. E lei dice che ha sentito questi discorsi qui. E poi... Ma questo è stato quando c'ero io insieme lì. Ecco. Quindi quando era insieme lì di che cosa parlava? Insieme con l'avvocato e Mario. Sì, di cosa parlava? Di questa lettera. Lui mi ha detto di questa lettera lì. Ma ha detto prima e non ne parlavano di questa lettera. Ma per me è una cosa sempre sulla lettera. Ma è un pensiero suo o l'ha sentiti? No, abbia pazienza. Ma perché è un pensiero mio? Ha detto per me, ma prima ha detto che non ha sentito parlare della lettera. Per me è della lettera.
se no perché lei, non saprei che. Quindi lo pensa lei, l'ha pensato lei. Sì. È giusto? Oh, bene. Ma io ho pensato, insomma, se meglio per la lettera. Ecco, poi per lei era l'atleta, poi se era qualche altra cosa non lo sa. Questo vuol dire. Come fa a dire? Bene. Lui mi hanno spiegato così. Sì. Mentre sì. Se era lì a parlare, parlava così. Vede, che ora dice il giusto. In una piazza, scusa un momento. In una piazza non si può parlare liberamente. Perché se di Ridumea o di sabato c'è la gente, tu puoi parlare liberamente come in tanti posti. Non l'ho mai interrotta, lo lasci fare. Io non l'ho mai interrotta, lei non mi deve intervenire. Ecco, allora si oppone e si fa la formalizzazione. Io non voglio essere interrotto mentre faccio l'esame del notte. Ecco, io sto calmissimo. Allora, e che è questa reazione così felina? No, non voglio interferire, non ma voglio su, che il pubblico ministero interferisca mentre il Vanni risponde, quindi il notte risponde. No. Benissimo, no, invece continuo, perché ora gli faccio la domanda. Va bene. Scusi Lotti, abbia pazienza, ascolti me. Avvocato Zanovi, ma non sa fare le domande, lei come si chiama? Queste reazioni non le capisco. No, non le capisco. Scusi. Quante volte il pubblico è stato interrotto da tutti gli avvocati qui presenti? Io non l'ho mai interrotto. Oh, Sanduce, insomma, poi si deve capire anche, no? Sanduce. Via, su. No, capisce perché a me interessa che Lotti risponda solo da senza chiedere. La lettera ripetuta, che lui, per lui era quell'argomento della lettera, poi se è vero o non è vero, questo era detto lui. No, se c'è altre cose sono da sé, io non so, non capisco. No, allora, mi spiega Lotti perché ieri sera, lei ha detto che ha sentito che l'avvocato Corsi e Lotti parlavano della l'avvocato Corsi e Vanni parlavano della lettera e perché era lì vicino. Uno bello spiegare. Perché? Uno bello spiegare. No, me lo spiego. Mi piace. No. Vabbè. Io me l'ha detto per le 10. Non so. Diamine, che vale deve essere. A questo punto Dio per me. La risposta è sempre la stessa. Avvocato, lui ha spiegato, rispiegato, andiamo, se no a questo punto che stiamo a fare la ritornella di disco di gira. Scusi, Presidente, gli volevo contestare che appunto... No, a me non mi ho stata perché non dico più niente. Scusi, la me lo dice 10 volte sul punto della lettera di discorso dell'avvocato, non lo so io. Prima poi andrà a finire così se continuare a questo passo. No, appunto, io spero di no, proprio spero di no, perché molte cose devo domandare anche io a questo signore. Allora, senta Lotti, sempre su questo argomento, mi dispiace, ma io sono qui per questo e basta. Lei, sempre il 20 di febbraio, su mia precisa domanda, se aveva, mi segue? Sì. Aveva sentito l'avvocato Corsi che tranquillizzava il Vanni, ma non in relazione alla lettera, mi risponde no. Voleva dire no. Delle minacce faceva il Piero Pacciani. Questo lo dice ora. Le sempre sul fatto della lettera. Lui ha detto, ripetuto, che per lui era il contenuto della lettera. Questa è per lui l'interpretazione quindi, sua. Voglio sapere definitivamente, perché non tanto io. Voglio avere la certezza che lo sa anche la Corte. Era una sua opinione. E non l'ha detto. Era un suo pensiero. O non già detto. Siamo alla fine. No, perché ieri ha detto altre cose, capito? Non so che ha detto altre cose, comunque... Oggi dice questo. Io sono qui solo per questo, a me basta che praticamente oggi abbia detto che quello che ha detto ieri non era esatto, perché oggi ha detto che era soltanto la sua opinione. Aspetta un momento. Ovvio. Ieri non ero preciso, insomma, oggi un po' preciso sono arrivato. Però ieri non ero preciso sulle cose che dicevo. L'ho precisate oggi, non saprei... Sono quelli che hanno precisato. Benissimo. Perché essere qui non è tanto facile parlare liberamente,
non è facile. Sta calmo, Lotti, non no, si tiene. Per carità, siamo qui. No. Più che tenere a disposizione, avete anche l'acqua, sì, sì. Sospendiamo no, quanto vuole lei. Calmi, tranquilli. No, no. Io dico sì, io un ambiente così lo trovo poco volte. No, non mi ha detto. Va bene. Altre domande? Come dice l'avvocato Filastro? Come dice lei? Prego, avvocato. Senta, Presidente, se è possibile, perché sai, io di molta sede non è che lo faccio. Un'altra sospensione? No, se gli è possibile, se no. Sì, sì, come no. Aspettiamo, l'altra mobile, quanto tempo c'è ancora? Non lo so, comunque gli si concede la sospensione. Io guardo se ho ancora due o tre domande. Bene, allora un altro, quattro ore però stavolta. Come dice lei? Stia agli impieti, se ha difficoltà a star sedere. Senta, ma scusa, ma posso fare una domanda ora prima di andarlo via? Può stare all'impiede lei? Se parla in piedi non so se ce la può. Siccome ha difficoltà sta seduta, allora si mette all'impiede, il microfono glielo alzo e lei, ora sospendiamo. Sospendiamo e dopo può parlare anche all'impiede, se appoggia. Se fa a piedi al tavolo. No, se fa a piedi non è detto. Sono un po' stile un po'. Forse a sedere, però è il momento. No, ti dicevo prima, no? Prima, quando abbiamo interrotto l'udienza, se lei ha difficoltà, si può stare anche un po' all'impiedi. Ma all'impiedi, ebbene stiamo, sì. Vabbè. Se non so quanto tempo ci... Non so. Prima si dice questa storia meglio, per te, per lei e per tutti. Bene? Avvocato Zanobini, prego. Senta, Lotti. Si ricorda di quando la polizia al Vanni gli ha accosato tutta la casa, così ha detto lei, che cioè gli ha guardato tutto dentro casa, se lo ricorda che periodo era? Stavamo nei primi tempi, io... I primi tempi andavano a trovare Mario, quelli insomma della polizia, sì. Un soprallo, come sai, non so come spiegarlo, no, per guardare la roba in casa? Sì, lei ha detto così, gli hanno posato tutta la casa, insomma gli hanno guardato tutto dentro casa. Una specie di perquisizione, non so. Sì, bravo, qualcosa del genere. Non so se mi sono spiegato bene. Sì, sì, perfetto. Se lo ricorda qual era il periodo? Non le chiedo il giorno, Le chiedo l'anno, le chiedo il periodo. Il periodo? Posso valutarlo? Lei ha avuto la perquisizione? Sì, ma è stato ultimamente. No, lei se la ricorda la perquisizione sì, sì, sua? Sì, sì, mi ricordo. Sì, quando l'ha avuta questa perquisizione? Verso il 95. 95, ecco, quella che dice l'avvocato. Non so, sarà stata. È venuta prima o dopo la sua? No, prima. Prima. Prima la sua. Prima quella del Vanni e poi quella sua. Ecco, già sappiamo la cosa. Ecco, perfetto, grazie Presidente. E all'incirca quanto tempo prima se lo ricorda? Ma è per io come fare a giudicarlo. E quello è il problema, ma. Per esempio, se lo posso aiutare, il Facciani era dentro o era fuori? Che periodo mi fa ricordarmi, va bene, per quello è peggio. No, perché a volte si ricorda la mattina, ma non si ricorda l'anno, non si ricorda il periodo. Ci pensi un pochino, è importante. Sì, lo so, ma come fa aiutarlo per bene? Di mattina, non so che giorno di era. No. Se di tre settimane. Le chiedo l'anno. L'anno è una cosa. Prima un paio d'anni o tre prima di me, non so il preciso avanti. Perfetto. Non posso giudicare il preciso sì, quando sì. Era. Prima di me, dice. Sì, sì. Senta,
E in quel periodo si ricorda lo stato d'animo, lo capisce, vero? Lo stato d'animo del Vanni. Cosa gli diceva a lei? Ridi, come lo vedeva lei il Vanni? Un po' paurito perché gli aveva costato tutta la roba in casa, tutta buttata all'aria. Non era tanto. Un po', uno sarebbe un po' di per lì, è una cosa non tanto bella. Giusto. E si ricorda se lui si lamentava di questo fatto? Si lamentava, sono alla porta e guardò, c'era quelli, insomma, facevano la perquisizione della casa. Si lamentava soltanto con lei, lo diceva soltanto a lei, oppure si lamentava anche con altri paesani? Paesani non credo, non so. Questo di un fatto l'hanno fatto loro, sicché loro. So che c'è a che vedere, quindi la polizia non c'è a che vedere che paesani, non so. Aspetti Lotti, gliela faccio in un altro modo. Il Vanni, immagino, si sarà espresso così: porca miseria, mi hanno cosato, vengono qui, mi cosano la casa, mi fanno la perquisizione, eccetera. Queste lamentele, lui, che lei ricordi, le diceva in paese? L'ha detto a me, però se l'ha detto in paese, come fa a dirlo? Io non so. Non lo sa. Qualche discorso me l'ha fatto a me, mi ha fatto così, cosato la casa e via. Però lei, per esempio, presente lei, il Vanni in paese con qualche paesano, queste lamentele non l'ha mai avute? Ma io non so, l'ha detto di certo, forza per. Ecco, è quello. Non dico che magari ci fosse anche lei, che fosse presente anche lei quando si lamentava. Qualche volta c'era un serio, però del paese, eh? L'ha detto di certo a qualche che Dio conosceva, detto, ecco. Non so, sicuro che. Quando mi ha visto mi ha detto sì, gli aveva preso il tavolo a casa e tutto. Lei lo conosce? Ma tanto contento non era, a dire la verità, quello. No? Ecco. Lo conosce lei il Vanni Paolo, il nipote del Vanni? Sì. Lo sa chi è? Sì, il nipote. Sì. Lei ci ha mai parlato con lui? Ha mai sentito il Vanni parlare con il nipote, lamentarsi di questo? Ma lui non stava a me a San Casciano, no. Stava a Firenze. No, sì, lo so, perché non veniva. Ma ci ha parlato con lui, io con me. No, non... io le chiedo se qualche volta veniva a San Casciano il Vanni Paolo. Sì, ci veniva, però. Lei l'ha visto in piazza qualche volta? Ho visto qualche volta il nipote, però non c'è, ha avuto l'osservazione di parlare insieme. Ecco. Fra il Vanni e questo Paolo. Ecco, e lei non sa nemmeno, il Vanni non gli ha mai detto che aveva parlato di questo. Gli ha detto di certo ai suo nipote, questo lei però non so preciso quando l'ha detto, non so. Gli ha mai detto il Vanni che venivano, lo prendevano, lo portavano via? Qualche volta l'ho visto anch'io che si fermò la macchina e contorno su. Con la macchina dice lei deve venire con me, io non conoscevo nemmeno queste persone, io non so. Era presente. Ma diverse volte, ecco, diverse volte. Non so se di andare a poesia o di cosa, non lo so, non mi intendevo. E quando era il periodo? Sulla mattina. No, il periodo nel senso l'anno. L'anno non lo so un po'. Come fa a dirlo questo? È una cosa difficile a dirla. Non è che, sapete, prima... Il Pacciani era in carcere, era libero. Quegli anni lì, non so. Eh? Non so, quando si riferisce agli anni? Io non gli chiedo nemmeno gli anni, le sto chiedendo. Si ricorda se questo coincideva con il momento in cui il Pacciani era in carcere? Ma in quel periodo io non so se era dentro o se era fuori. Non è una cosa. Sapevo. Facevano queste perquisizioni quando lo portavano via. Sarà stato prima, come fa a Giudea preciso? Prima cosa vuol dire? Prima che fosse dentro lui, non so. Non posso dire prima preciso. Che fosse dentro chi lui? Pietro, non sono sicuro di questo fatto. Ah. Va bene. No, non so collegarlo. Cazzo del Pacciano, vediamo, se no. Sì. E quando era in corso il processo del Pacciani, lei ricorda qualche cosa del Vanni
di quello che chiedevano a lui, di quello che gli facevano, di quello che Vanni diceva a lei, se si lamentava o non si lamentava. No, a me non si lamentava. Quando c'era in corso il processo del Pacciani, sì, non si lamentava? Era preoccupato, aveva paura? Qualche paura sa tutti, io, lui, tutti. Non è che... Ne parlavate? No, poche volte. Però continuavate a vedervi? Beh, se era vicino, era di San Casciano, si lamentava. Commentavate il processo del Pacciani? No, io non arrivavo, proprio a questo punto non mi arrivava tanto a parlare. Non andava a parlare a me. Ma lei Vanni lo frequentava ancora? Ho detto qualche volta, siamo andati nei bar, sì, ma mia sempre ero sempre insieme. Andavamo anche per conto mio, poteva essere sempre. Lei ha ricevuto dal Vanni, quando c'era in corso il processo Pacciani, la notizia che lui doveva andare a testimoniare o no? Gliel'ha detto il Vanni? Domani l'altro, fra un mese, questo me l'ha detto, a testimoniare. Andare, eh? A testimoniare, però il giorno preciso non so. Da testimoniare lì in aula, giù. C'è stato diverse persone, non ne conosco tutte. Lei ha mai parlato con il Nesi? Nesi di che cosa? Lo conosce un certo Nesi? Io lo conosco, però Mario lo conosceva meglio di me. Come? Mario lo conosceva meglio di me, si fidava, insomma si fidava, conosceva meglio come persona. No, ma io le ho fatto questa domanda qui, la ripeto. Lei ha mai parlato con il Nesi? Lei, Lotti, ha mai parlato con il Nesi? Si trovava qualche volta ai bar insieme, però non mi ha parlato delle cose. Sì, lo conoscevo, però non è che conoscessi proprio a fondo come persona. Senta, e lei poi ha detto il 20 di febbraio che quando vide che l'avvocato Corsi nella piazza parlava con il Vanni, che non era lì vicino, che era distante, se lo ricorda? Non ho detto un nasi, quante lo dai ripetere le cose? Quindi conferma che lei non era lì vicino. La prima volta si era insieme, bello è parlato una volta o più. Insieme, vuol dire tre persone insieme. Non so come spiegarlo. Uno accanto all'altro, è così. Senta, l'ultima domanda. Anche se l'ho visto un'altra volta, saranno stato un po' distante. Posso mai guardare ma dici un guarda... cielo di uno vicino all'altro, sì, e quel giorno lì per appunto se ero vicino ho sentito che diceva che... e lei sempre il 20 febbraio ha detto che fuori parlavano normale. Cosa vuol dire normale? Non mi ha sentito che diceva ecco appunto le sto chiedendo questo però. Non ero mai proprio vicino di sentire che dicevano di altre cose sue, questo. Quindi loro non posso dire loro parlavano preciso. Fuori, ma lei non sentiva niente. Ero dal bar, loro erano a mezza piazza, ma faceva sì. Ah, lei era al bar e loro erano in mezzo alla piazza. E che distanza c'era fra il bar e la piazza? Stavo verso l'indice dell'orologio. Dal bar all'orologio, in quel tratto lì, insomma, nella piazzetta. Da principio della pazienza. E quanto di là, sicché tu senti bene, poi a me me ne importa una persona che parla con lui, quello sono vicino, per forza sono lì, e lo sento parlare. Senta, lei è stato
alla casa famiglia di Don Poli, se non sbaglio. Casa famiglia? Insomma, è stata... casa così... Sì, a casa di Don Poli, vero? Sì. Sono stato parecchi anni, io 5-6 anni o qualche anno in più. Don Poli ha detto, mi pare, dall'87 al 96. O da se sia così. Sì. No, si ricorda, quando è venuta la polizia a prelevarlo, è venuta a prelevarlo da questa casa di Don Poli, eh? Però anche... Viene poi la registrazione. E dice... Sì, con la testa, sì, però invece deve dire pronunciare proprio la parola. Sì, sì. E poi in quel periodo lei è mai stato minacciato da qualcuno? Ma io che sappia no. Lì c'era dei ragazzi che non si andava d'accordo e qualche volta mi scappavo dentro qualcosa lì. Sai, noi a tutti siamo il carattere uguale, si chiama. Non è che ho messo le mani addosso a nessuno lì, però arrivava al punto di qualche volta di darle. Non ci sono arrivato, però mi hanno fermato, se no la tiravo. Qualche volta mi è mancato la roba e la cosa e l'altra, e che fai? Veniva più di persone a dire che non c'era lì e non dovevano venire. Il prete non era mai sempre lì. Lui ci stava una chiesina verso Chiesa Nuova, lì c'era una chiesa prima, però per rimetterla diceva parecchi soldi, allora non ha fatto niente. Poi di arrivare al punto di chiudere la casa perché di molti ragazzi non la pagavano. Si pagava io e questo Fabrizio Maria, che cognome, che dormiva sempre in una stanza, se aveva due letti si può dormire in questa stanza qui. Sempre in questa comunità, insomma la chiama così. Ecco, ma per questi fatti qui che avevate fatto insieme in questo periodo, specialmente nell'anno 96 mi pare, quando poi è stato portato via, lei è mai stato minacciato da qualcuno? Ma io non ho detto nazi, no? Nessuno? No, e da chi? L'ho domandato e lei così ha risposto. Io non ho altre domande, Presidente. Bene, allora arriviamo a mercoledì 3, ore 9, Lotti stanco e quindi a questo punto... appunto per questo, bene? Nuova soluzione del Vanni, bene.